Non mi posso proprio sbracare, diciamo. Buonasera a tutti. Iniziamo così, cominciamo subito ad andare al motivo appunto dell'incontro. Abbiamo voluto questo incontro anche su Castiglione perché appunto ci sembrava giusto informare la cittadinanza del perché appunto nasce un comitato per il no e quali sono le motivazioni che ci spinge appunto a farlo. Diversi sono stati gli appuntamenti ed è stato bello anche il dibattito che c'è stato nel comune di Andrano tra comitati per il no, partiti politici che hanno fatto altri tipi di incontri e quindi anche confronti tra il sì e il no, che hanno appunto dato la possibilità in maniera abbastanza tranquilla di quantomeno documentarsi e prendere coscienza poi, no, di quello che sarà il voto del 4 dicembre. Noi diciamo sono diversi, ma in sostanza sono veramente puntuali gli elementi che ci spingono ad andare verso la direzione del no. E soprattutto, guarda caso, il professor Antonello De Nuzzo, che è qui con noi oggi, docente di diritto pubblico all'Università del Salento, proprio in una chiacchierata iniziale ci ha parlato appunto che tra le altre cose lui si occupa di sovranità alimentare e dell'importanza appunto che una materia così debba appunto restare sovrana insomma al popolo, ed è quindi diciamo uno dei punti che oggi il professore toccherà in particolare. Io giusto per dare delle linee guida o comunque delle indicazioni al professore per capire quali dovrebbero essere più o meno gli argomenti che potremmo affrontare, lo faccio dando così delle notizie spot, tipo ad esempio uno dei motivi per i quali dovremmo votare sì ad esempio alla riforma è un risparmio di denaro, perché appunto viene abbassato il numero di parlamentari. Ora, questa cosa qui ad esempio già nell'estate c'era stata una proposta dove addirittura la riduzione di costi superava i 100 milioni di euro. Con questa legge si va intorno ai 57 milioni di euro ed è un dato che è stato fornito dalla Ragioneria dello Stato, quindi voglio dire abbastanza obiettivo. In sostanza, e sono diversi anche gli spot, i messaggi che venivano dati, con 0,90 centesimi all'italiano, quindi con un caffè d'italiano, ci giochiamo i diritti che abbiamo, quelli appunto di dire la nostra anche in tutto quello che è diciamo gli argomenti che poi interessano una comunità come appunto la nostra. L'altro elemento che viene messo in evidenza è il bicameralismo perfetto. In sostanza noi abbiamo Camera e Senato che praticamente fanno la stessa cosa. Ora viene messo in evidenza appunto quanto questo bicameralismo perfetto porta una lungaggine nell'approvazione delle leggi. Ci sono degli esempi abbastanza eclatanti, di cui una nel dicembre del 2011, la legge Fornero, approvata in 3 mesi, e l'altra che è da Guinness dei primati, quella lì del settembre 2015, in 24 ore abbiamo approvato la legge che insomma dava per il finanziamento pubblico ai partiti di 45 milioni di euro. Era la legge Boccadutri. Quindi quella lì è appunto da Guinness dei primati. Poi è stato fatto anche un calcolo e sembra che dal 2013 ad oggi il Parlamento italiano è riuscito ad approvare ogni 5 giorni una legge, quindi facendo meglio dalla Francia, da Germania e Inghilterra. Quindi sono dei dati che, allora se ci dicono che noi dobbiamo votare sì per questo motivo, io non ci sto, perché appunto viene messo in evidenza un fatto completamente diverso. Andiamo a quello che poi tocca soprattutto noi che viviamo in una comunità in cui abbiamo dato dimostrazione di quanto è importante, no, il confronto del popolo, e quindi il capitolo quinto, dove diciamo il rapporto tra Stato e Regioni. Ora anche qui è chiaro che su temi come l'ambiente, su temi come l'energia, su temi
che ovviamente fanno veramente la differenza, non può vigere il principio della supremazia, nel senso che lo Stato può, il governo può quindi esprimersi perché esiste una clausola di supremazia, e di conseguenza la regione e quindi il popolo non può dire la sua, e quindi se un domani decidono di metterci una centrale, non lo so, una centrale nucleare, un qualsiasi cosa qui a Castiglione, noi o comunque la regione non può dire niente perché appunto vige questa clausola qui. Quindi sono elementi che in sostanza ti pongono in maniera abbastanza guardinga, no? Nei confronti di tutto questo processo. Poi vabbè, sentire Prodi che dice che lui voterà sì, anche se comunque si rende conto che una proposta, la legge che dovremmo approvare è abbastanza confusionaria, e dico vabbè, e allora? Quindi per quale motivo io dovrei votare sì? Un'altra ragione è che l'Italia ormai è ferma, quindi abbiamo bisogno di movimentare l'Italia e quindi andiamo a modificare la Costituzione. Cioè, voglio dire, abbiamo tanti e tanti altri istituti che ci permettono di poter fare tutto quello che abbiamo detto, che appunto non è essenziale andare e toccare la Costituzione nei termini in cui appunto viene proposta. Quindi questi qua, professore, sono diciamo gli elementi che tocchiamo, perché comunque sono quelli là poi che alla fine sono quelli più vicini a noi, comuni mortali e non tecnici del mestiere. E quindi magari se ci puoi dire se appunto innanzitutto se quello che abbiamo detto fino a mo' è verità o comunque abbiamo soltanto così insomma elencato degli elementi che poi magari non sono poi così veri, e quindi ti do la parola. Poi ovviamente siamo aperti al dibattito e capiamo, perché appunto oggi serve proprio veramente per organizzarci meglio le idee, per essere convinti o per essere appunto magari andare, però insomma, mi auguro che appunto serva per rimanere dove siamo, insomma. Grazie. Allora, io intanto vi ringrazio per l'invito e anche alla luce della chiacchierata che abbiamo fatto prima, questo ringraziamento non ve lo porgo in forma, diciamo così, salottiera. Non dico questo perché si dice così tutte le volte in cui uno viene invitato. Mi fa piacere essere qui perché quando diciamo, sono stato sollecitato a intervenire stasera, per curiosità, dicevo prima, non per fare dossieraggio, ma per una curiosità intellettuale, se posso dire così, ho guardato il sito dell'associazione La Casa delle Agricolture e ho riscontrato diversi link con alcune mie, come si dice nell'università, con alcune mie linee di ricerca, cioè con cose di cui io mi occupo e cose per le quali ho una passione proprio, oltre che una curiosità intellettuale. Ho sviluppato una passione. Ora, chiusa la parentesi di carattere personale, non doverosa, ma sincera, diciamo, io provo a stare dietro alle tue sollecitazioni, no? Uno prepara sempre, non fosse altro per serietà, per rispetto, una scaletta delle cose da dire in queste occasioni. Poi la scaletta puntualmente viene stravolta dalle suggestioni che si ricavano dagli interventi diciamo precedenti, come in questo caso. Io ho sentito un'introduzione che non è semplicemente che non era un'introduzione del solito tenore, grazie di essere venuti, siamo in questa location o altre cose banali di questo tipo, ma era l'introduzione di una persona che ha dato senz'altro un'occhiata, magari anche un background suo, un retroterra che gli consente di leggere le situazioni, di capire le cose, ma che ha dato un'occhiata alla legge di revisione costituzionale e ha individuato alcune cose che non gradisce, diciamo così. Allora, provo a tenere un filo rosso con le cose che sono state dette bene fino a questo momento. Allora, questa è stata una campagna referendaria strana, diciamo, che è partita in un modo strano, secondo me, perché da subito è partita, come posso dire, adesso come dicevo prima il registratore un po' mi condiziona, però faccio finta che non ci sia, piuttosto che farmi condizionare faccio finta che non ci sia. Questa è stata una campagna che quando è partita da subito sono stati avvelenati, come si dice, i pozzi della comunicazione. Questa è stata una campagna che è partita con una personalizzazione fortissima della questione e con i profili tecnici rimasti per molto tempo in un cono d'ombra. Io credo che si sia trattato di un errore madornale, diciamo,
quello di personalizzare questa vicenda. Anzi, penso che si possa dire serenamente che si sia trattato di un errore, perché è stato un errore per ammissione delle stesse persone che lo hanno commesso. Cioè, mi riferisco al Presidente del Consiglio e ad alcuni suoi stretti collaboratori, tanto è vero che, ci avrete fatto caso, la data del referendum è slittata più volte, non per qualche coincidenza astrale, ma perché doveva esserci evidentemente il tempo di fare una inversione U e di rimeditare, di riformulare i termini della comunicazione politica. Io mi sono, diciamo, adesso siccome siamo arrivati alla fine della campagna, io mi permetto anche di uscire, come si direbbe a Parigi, un po' allo scugito, no? Cioè, mi permetto anche di rappresentarvi alcune cose che in tutto questo periodo mi hanno personalmente un po' divertito, mi hanno interessato. Allora, guarda, voi sapete tutti chi è Roberto D'Agostino, penso, no? Sì. Frequentatore di salotti romani, che a forza di stare nei salotti romani intercetta qualche notizia, diciamo, di quelle succulente e le trasmette urbi e torbi sul suo sito Dagospia. Allora, qualche giorno fa è comparsa sul sito Dagospia una velina, non pensate, un'agenzia, diciamo, cioè una velina, adesso a parte gli scherzi, trasmessa evidentemente agli organi di stampa, e stilata, redatta dall'agenzia di comunicazione che si occupa della, diciamo, che sta vicina a Renzi, che è un'agenzia romana, che è un'agenzia romana, che è l'agenzia di comunicazione Sensi, dal nome del suo titolare. Allora, ci sono una serie di suggerimenti per i redattori vicini, diciamo così, e poi ci sono appunto le cose che più mi hanno fatto, che mi hanno sorpreso. Per esempio, dice a un certo punto, sono dei flash proprio, no? Dei telegrammi, insomma. Aperture di pagina per la Puppato, anche qui apro una parentesi, la vicenda della Puppato forse la conoscete. La Puppato è un esponente autorevole del PD, donna candidata alle primarie del PD, la quale non ha fatto la resistenza, però aveva una tessera onoraria, non so come si dica, dell'ANPI, cioè dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Quando la Puppato ha fatto il suo endorsement, cioè ha dichiarato che avrebbe votato sì, siccome l'ANPI è, diciamo, tutta in blocco per il no, c'è stata una frizione e la Puppato è uscita, insomma, ha stracciato questa tessera dell'ANPI, o piuttosto gliel'hanno stracciata, non so bene che cosa sia accaduto. Però questo Sensi, di questa agenzia di comunicazione, ha deciso di pompare la vicenda, e quindi la velina è questa: apertura di pagina per la Puppato contro i fascisti di Ampi-Casapound. Ampi-Casapound sarebbe in questa velina come tutta una parola, diciamo, una parola composta, divisa dal trattino. Intervista esponente Ampi-Casapound per fargli dire, cioè per indurlo a dire, noi cattivi con la Puppato. Questa è la più forte di tutte, dice: inserire foto di bandiera Casapound a fianco a foto di Smuraglia. Smuraglia è uno che ha fatto la guerra, era un partigiano, ancora vivente, e presidente nazionale dell'ANPI. Cioè, il taglio, diciamo, adesso mi riferisco ancora, sono ancora sul piano della comunicazione, il taglio che si è pensato, diciamo, di dare alla campagna elettorale, perlomeno all'inizio, era questo. E secondo me, da un punto di vista tecnico, ci sono tante ragioni di inopportunità costituzionale che io proverò a rappresentarvi così, in una maniera, spero di essere comprensibile, ma ci sono anche tante ragioni di inopportunità in generale, certo, in questa vicenda. Cioè, è chiaro che qui occorreva, secondo me, un poco più di rispetto per la storia personale delle persone, per la storia associativa delle persone. Io ho maturato la decisione di votare, no, è un no sofferto, e vi spiegherò anche le ragioni, se me lo consentite, per le quali il mio è un no sofferto. Ma per esempio io non c'entro proprio nulla, adesso non sto a raccontarvi la mia storia personale, che può suscitare un interesse approssimativamente pari allo zero, però io non c'entro proprio nulla con Casapound, ecco, lo dico, adesso non so neanche come sia composta la platea stasera, io non voglio urtare la sensibilità di nessuno. Dico queste cose, per esempio ieri sera stavo in un meetup del Movimento 5 Stelle, no?
in un confronto pubblico con un loro consigliere regionale. Magari ci sono anche elettori dei 5 Stelle tra di voi, se non addirittura dei rappresentanti. Allora, io una delle primissime cose che ho detto è che io non riesco a convincermi fino in fondo della bontà della idea per cui andrebbe eliminata del tutto l'indennità per tutti i senatori o per tutti i deputati, insomma quello che sia. Il punto è l'indennità. Perché eliminare l'indennità vuol dire che si potrebbe dedicare alla politica soltanto chi vive di rendita. Cioè la estrema conseguenza è questa, e non chi vive di reddito, perché se uno fa la mia, io faccio anche l'avvocato nella vita, cioè se chiudo il mio studio di là uno si campa, quindi se chiude lo studio come fa a dedicarsi alla politica romana perlomeno? Peraltro dal mio punto di vista, adesso mi metto un pochino sulla cattedra, dal mio punto di vista eliminare del tutto l'indennità, e questo argomento, attenzione, c'entra con la legge di revisione costituzionale, perché chi va a Roma non prende l'indennità. Dal mio punto di vista eliminare l'indennità vuol dire contravvenire rispetto a un principio fondamentale, quello per cui chi lavora deve essere pagato. Poi se qualcuno lavora male ci sono reazioni da assumere, ma se uno lavora deve essere pagato. E poi eliminare l'indennità potrebbe voler dire anche violare l'articolo 3,2 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza. L'articolo 3 stabilisce che siamo tutti uguali di fronte alla legge, però se tu puoi permetterti economicamente certe cose e io no, che me ne faccio della mia eguaglianza di fronte alla legge? Questo è l'articolo 3,1, cioè la prima frase. Punto e a capo. Ma lo Stato, la Repubblica, mettetela come volete, deve intervenire per rimuovere qualunque ostacolo di ordine anche economico che impedisca a tutti e due noi di svolgere pienamente la nostra personalità, se vogliamo dirla all'americana, di inseguire la nostra felicità, no? Provare a fare quello che vogliamo nella vita. Chiusa questa parentesi sulla comunicazione, e dicevo queste cose, l'ho detto anche ieri sera, non per prendere le distanze dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, così come questa sera faccio queste precisazioni non per prendere le distanze da te, da lui o da chi che sia. Dico queste cose per rimarcare delle differenze e per rimarcare il fatto che il fronte del no non è una cozzaglia, che è un termine, diciamo, da scuole medie inferiori. Ma il fronte del no è vastissimo in conseguenza diretta, secondo me, di quell'errore di comunicazione politica che è stato fatto all'inizio. Anche qui, come si direbbe a Parigi, uno, se dice così, risuscita pure i morti, no? Cioè compatta tutti quelli che non siano proprio esattamente allineati, diciamo, che non siano schiacciati sulla sua stessa posizione. Dicevo, rimarco queste differenze per rimarcare il fatto che invece il fronte del no è un vastissimo fronte, a me non piace neanche la parola fronte, francamente, comunque, diciamo un vastissimo fronte composto da persone che hanno appunto storie diverse, che hanno una sensibilità culturale diversa, che hanno una sensibilità politica diversa e che magari si sono pure letti la legge di revisione. Per cui anche qui stasera sto a gridare non viva o abbasso, cioè io non sto in campagna elettorale, no, non credo, ho interpretato, diciamo, il mio ruolo esattamente in questi termini. Non sto in campagna elettorale, faccio delle riflessioni ad alta voce, bontà vostra che mi ascoltate, condivido qualche cosa che ho imparato per via della mia professione, però appunto di questo si tratta. A me piace molto il taglio di conversazione con cui voi avete immaginato questa serata, perché conversare è un esercizio, diciamo così, di pensiero critico, dicono i filosofi, e il pensiero critico è un esercizio di libertà, viva Dio, non di condizionamento degli altri. Quindi né viva né abbasso né basta un sì, tantomeno sono convinto che basti un no. Quindi ragioniamo di alcune cose e poi ognuno vota come caspita gli pare. La chiave di lettura. Ho fatto queste precisazioni. Credo di poter dire le cose che voglio dire in piena coscienza. Allora, la riduzione dei costi della politica. Vengo dietro alle cose che hai detto tu, poi provo a mettere un pochino più a fuoco. Beh, qui, diciamo, la tua osservazione conteneva già la risposta alla domanda, cioè
se il costo delle istituzioni, perché così dice il quesito, verrà abbattuto effettivamente, perché questo è stato il leitmotiv di questa campagna. Qui ha risposto una volta per tutte la Ragioneria Generale dello Stato, che sollecitata da un sottosegretario del governo ha risposto appunto: fate attenzione, perché altro che 1 milione di euro, altro che 1 miliardo di euro, altro che 500 milioni di euro all'anno, qui si risparmiano, sì e no, euro avanti, euro indietro, 60 milioni di euro all'anno, con la riduzione del numero dei senatori e con la eliminazione della indennità, cioè loro, i consiglieri regionali, perché tutti sapete che si tratterà di consiglieri regionali, faranno anche il lavoro di senatori, ma verrà corrisposto a loro nient'altro oltre a quello che già percepiscono come consiglieri regionali, e lo stesso varrà per i sindaci. Quindi questa storia della riduzione del costo delle istituzioni, sì, è vero, cioè non sono bruscolini, ma naturalmente rispetto al bilancio dello Stato diventano bruscolini. Cioè qualsiasi cosa la si deve mettere dentro un contesto. 60 milioni di euro, se sono la cifra che uno può vincere grattando con 2 euro un gratta e vince o tabacchino, è un conto. Se vogliamo sostenere che finalmente e ora o mai più abbatteremo il costo delle istituzioni, e poi il risparmio è di 60 milioni di euro, allora stiamo dicendo una cosa che è vera fino ad un certo punto. Diciamo che è una buona idea. Allora, diciamo questo: l'obiettivo politico di ridurre i costi delle istituzioni è assolutamente condivisibile, va bene? Cioè, soltanto uno psicopatico, no, può sostenere che non sia condivisibile l'obiettivo, scusate il termine forte, che non sia condivisibile l'obiettivo politico che è stato dichiarato di riduzione dei costi della politica. Poi il punto è: la soluzione tecnica che è stata adottata è coerente con l'obiettivo dichiarato, cioè consente di perseguirlo in concreto? Qui sta la sofferenza della legge di revisione, cioè nel fatto che le soluzioni tecniche, alcune le vedremo adesso, che sono state adottate, non consentono, secondo me, ma cioè, non sono l'unico a pensarla in questo modo, di perseguire in concreto quegli scopi che sono stati dichiarati. Se voi accendete la televisione, adesso non faccio nomi perché questa cosa è irrilevante, ma alcuni sostenitori del sì, diciamo così, non fanno altro che riferirsi agli scopi politici dichiarati, che poi, no, che poi sono quelli che leggiamo nel quesito. Ma come, non vogliamo superare il bicameralismo paritario? Ma come, siete contrari al contenimento dei costi? No, gli scopi politici, lo dico io per primo, sono assolutamente condivisibili, sono quelli che inseguiamo dalla notte della Repubblica, dalla prima notte della Repubblica. Il monocameralismo, tanto per capirci, è una proposta storica della sinistra, il monocameralismo, cioè non la riduzione dei costi del Senato, l'eliminazione del Senato. Va bene? Oh. Quindi a questo proposito faccio una riflessione sul quesito. Qui c'è qualcosa che non va, e c'è un problema, e si pone un problema di consapevolezza del voto proprio a partire dal quesito, perché il quesito contiene espressioni che sono troppo generiche, sono espressioni, come dire, finalistiche. Abbiamo detto adesso del contenimento dei costi della politica, cioè è come se io ho fatto questa riflessione, è come se mi avessero proposto una legge per il bene dei nostri figli, no? Allora, siccome io sono un padre di famiglia, sono sensibile al futuro dei figli miei e anche quelli degli altri, così in generale, se mi proponessero una legge che si chiama così, per il futuro dei tuoi figli, e ci fosse da raccogliere le firme in favore di questo testo di legge, io firmerei una cambiale in bianco, certo. Perché chi è contrario al bene e al futuro dei propri figli? Insomma, però il quesito funziona così: contenimento dei costi, o le espressioni sono finalistiche, quindi sono vanno alla pancia del esattamente, sono suggestive. Io non so se ci siano avvocati in sala, però i quesiti suggestivi, sì, ce ne sono? Sì. Perfetto. Allora, i quesiti, gli avvocati sanno bene che i quesiti suggestivi, cioè le domande che contengono già le risposte, gli avvocati non le possono fare ai testimoni. Appunto perché contengono già le risposte. Noi la conosciamo. Volete... come domanda retorica, è uguale? Ma la domanda retorica, sì, 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 sì. Beh, non siamo avvocati. Il quesito suggestivo è un quesito che contiene solo un certo tipo di risposta.
la domanda retorica, diciamo, è più aperta. Sì. Quindi no, non vengono proprio ammessi, diciamo, i quesiti suggestivi. Questo è un quesito che contiene delle suggestioni, questa fortissima, no? Che asseconda proprio l'umore più profondo del paese, l'antipolitica, diciamo, più profonda del paese, che strizza l'occhio. Se mi posso permettere, che strizza l'occio a mia madre, a mio padre, a mia nonna, a mio nonno, cioè è quello lì. Anche al movimento, anche agli elettori del Movimento. E poi contiene delle espressioni che sono assolutamente generiche e che non consentono a nessuno, neanche a un operatore, diciamo, professionale del settore, di esprimere un voto consapevole. Quando si dice volete rivedere, revisione, il titolo quinto della Costituzione, ma per il cittadino pur diligente, ma cittadino comune, che significa? Volete rivedere il titolo quinto della Costituzione? Non si capisce poi in che dire che è la parte della Costituzione che disciplina i rapporti tra Stato e Regione. Non si capisce in che titolo si debba rivedere, in quale direzione si debba rivedere il titolo quinto. In una direzione regionalista o al contrario in una direzione statalista? Nel titolo non c'è nulla di tutto questo. D'accordo? Peraltro moltissimi, ma proprio moltissimi, perché la legge di revisione costituzionale è estremamente variegata, sono interessate decine di articoli, moltissimi profili della riforma restano del tutto esclusi da quel quesito, tanto è che sono rimasti proprio in un cono d'ombra nella discussione sulla riforma. Per esempio non si parla delle modalità di elezione del Presidente della Repubblica, che cambierebbero moltissimo. E ve lo dico così con un flash, perché cambierebbero, poi magari ci torniamo, perché il Presidente della Repubblica lo elegge il Parlamento in seduta comune, vuol dire la Camera dei Deputati e il Senato insieme. Questa legge taglia il numero dei senatori, che diventano 100. Bene, se leggiamo questa legge in espressione tecnica, è odiosissima per questo, espressione gergale è odiosissima per questo, se leggiamo la riforma in combinato disposto con l'Italicum, sapete qual è il risultato della somma riforma più Italicum? Il risultato obiettivo, non è una suggestione che vi lancio io, il risultato è che avremo un Parlamento in seduta comune che è dominato numericamente da una Camera, 630 che restano tali a fronte di 100 del Senato, i deputati 630, e che sarà dominato politicamente, forse addirittura da una sola lista, cioè da un solo partito, perché l'Italicum è una legge elettorale valida solo per la Camera, che però assegna al partito, alla lista, come si dice, che abbia conseguito al primo turno il 40% dei voti, il 55% dei seggi, cioè è una sovra rappresentazione del voto espresso dagli elettori, cioè 40 elettori su 100 hanno votato per quel partito, qualunque sia il partito, intendiamoci, qua stiamo discutendo di regole, non di come uno la pensi. Se 4 elettori su 100 dicono una cosa, ma per quale motivo quella cosa che preferiscono in 4 su 100 deve diventare necessariamente la cosa che preferiscono in 5,5 su 100, perché il premio è che quella lista che consegue il 40% al primo turno poi ottiene in concreto il 55% dei seggi alla Camera. E 55% non è un numero a caso, non ve lo sto evidenziando solo perché si tratta di un numero evidentemente maggiore di 40. 55% vuol dire maggioranza e neanche tanto risicata, vuol dire una maggioranza che ti consente di decidere tutto quello che vuoi alla Camera. Qui dicevo, non si parla di elezione del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica verrà eletto, può succedere, perché è il Presidente espresso da una sola lista, quella che domina tutto. Il Presidente della Repubblica, quando finisce di fare il Presidente della Repubblica, anche se in base a questa legge di revisione, finisce al Senato come senatore a vita. Ma fin tanto che finisce il suo mandato, anche l'ultimo giorno per esempio del suo mandato, e di presidenti stravaganti della Repubblica ne abbiamo avuti, perché quello è un organo unipersonale, no? Per cui la personalità, diciamo, di un solo uomo condiziona l'esercizio, la maniera in cui quell'uomo svolge le sue funzioni. Se uno non deve dar conto a nessuno,
dipende dalla sua sensibilità, come appunto come svolge. Se io in casa vivessi da solo, che solo a pensarci mi viene da piangere, mi commuove l'idea, deciderei per me stesso e basta. Siccome in casa comanda Mandierema, voglio dire, non tutte le decisioni possono essere assunte in base alla mia sensibilità. Io me ne starei tutte le domeniche appresso alla Virtus Francavilla, che sta facendo un campionato straordinario, e invece sono costretto talvolta a mangiare a casa di Tizio, di Gaio, di Sotri, ma di mamma, cioè queste cose che affliggono, diciamo, la vita di tutti noi. Allora, cioè, il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune. Potrebbe darsi il caso che questo Presidente della Repubblica, proprio allo scadere, al suono del gong del suo mandato, elegga i 5 senatori non più a vita, attenzione, non più a vita, ma il cui mandato avrà una durata settennale. Ora, non c'è una spiegazione di questa durata non più a vita ma settennale, probabilmente si è semplicemente ricalcata la durata del mandato settennale del Presidente della Repubblica, perché ci sono tante cose che non hanno una spiegazione, che neanche sono interpretabili, perché, scusate se ogni tanto apro una parentesi, ma è la concitazione, diciamo, della discussione. Mentre nel 48, prima che la Costituzione venisse resa pubblica, per così dire, ci furono i lavori dell'Assemblea Costituente, e ancora oggi gli atti dei lavori dell'Assemblea Costituente sono consultabili, oggi i lavori di nessuno hanno preceduto il voto in Senato e alla Camera dei Deputati sulla legge di revisione. Non soltanto, ma noi non sappiamo neanche chi l'abbia scritta. Cioè, è stata così intensa la presa di posizione del governo, che se l'è intestata e ha difeso questa legge di revisione a dispetto non solo delle osservazioni, delle contestazioni della minoranza, ma anche a dispetto delle osservazioni dei tecnici, quelle richieste e quelle non richieste, ripeto che non sappiamo neanche chi l'abbia scritta, per cui non possiamo. Ci sono tante espressioni per le quali, se mi chiedete stasera che cosa si intenda con quelle espressioni, io non potrò darvi una risposta, perché non so a che santo votare. Dicevo, senatori eletti dal Presidente della Repubblica, magari alla scadenza del mandato settennale. Che cosa succede? Che queste persone, elette secondo criteri peraltro genericissimi, sì, persone che hanno dato lustro alla patria in ogni campo, però vabbè, anche qui conterà la sensibilità del Presidente di turno, diciamo, finiscono al Senato. Allora, qui si pongono due questioni. Intanto qualcuno dovrebbe spiegare che cosa ci azzecca una personalità che ha dato lustro alla patria in un Senato che si assume come Senato di ispirazione federalista, cioè come Senato delle autonomie territoriali, composto da persone che sono espressione delle regioni. Che cosa c'entra? Questa non è una domanda retorica, perché qui la risposta io non ce l'ho. Ma poi soprattutto potrebbe accadere questa cosa, potrebbe accadere che i 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica gli siano, come dire, umanamente riconoscenti per questa nomina. Quando il Presidente finisce al Senato, loro sono in 5, il Presidente è un sesto, 6 su 100 è una bella percentuale. Cioè, se quei 6 si mettono a fare politica, piuttosto che non presentarsi mai in Parlamento, o se si mettono a fare politica, e anche qui di senatori a vita che si sono messi a fare politica ne abbiamo, legittimamente ne abbiamo molti esempi, se si mettono a fare politica 6 su 100 sono un bel manipolo, sono l'equivalente di un partitino, diciamo. Ora, verosimilmente, io non lo do per scontato, però mi occupo di regole, le regole devono garantire tutti. Ora, qui che cosa accade? Che verosimilmente questo partitino, scusate la definizione forzata, impropria, a chi volete che dia conto? Cioè, parliamo del Presidente della Repubblica eletto non solo da una maggioranza, ma nella ipotesi che noi stiamo paventando, eletto da una sola lista, e di uomini eletti da quell'uomo eletto da una sola lista. Ora, se si deve assumere una decisione, in che senso volete che votino questi? Voglio dire, c'è il rischio, siccome siamo esseri umani, che per gratitudine, magari è un riflesso incondizionato, che per gratitudine votino costantemente nella stessa direzione della maggioranza. E invece, nonostante una riforma così organica, così variegata, c'è un principio che rimane fermo, che è quello del divieto
di mandato imperativo, cioè un parlamentare non deve dar conto a nessuno. Agli elettori, che se intendono sanzionare il suo operato possono farlo non votando la volta successiva, e nemmeno dovrebbe dar conto alla forza politica di appartenenza. Quindi rispetto al Senato volevo evidenziarvi questa composizione piuttosto curiosa. L'Italicum non si occupa del Senato, e anche questa è una curiosità, perché l'Italicum è stata una legge elettorale emanata nel 2015, lo ripeto, perché scusate, ma non perché mi sia rintronato, diciamo, rispetto a quando sono arrivato qui stasera, ma perché è un punto fondamentale secondo me. L'Italicum è una legge emanata soltanto per la Camera, da questo Parlamento. Beh, allora il punto è questo, che le leggi, tutte le leggi, compresa quella elettorale, si emanano a Costituzione vigente, e in base alla Costituzione vigente il Parlamento esiste ancora, e non in base alla Costituzione auspicata da qualcuno. Il Parlamento non è che è sparito d'amblè, perché abbiamo una legge elettorale, quella in Italia, come perché è in vigore, che disciplina soltanto le modalità di elezione della Camera. Il Parlamento esiste ancora, quindi ci sarà da verificare come verranno eletti in concreto i senatori, perché quella formula introdotta dalla riforma, secondo cui i senatori verranno eletti dai consigli regionali in conformità alle scelte dei cittadini quando votano per consiglio regionale, anche questa io non l'ho capita, e magari si tratta di un mio limite, però abbiate pazienza. Ci sono alcune regioni più fortunate, diciamo così, come la Puglia, che esprimerà, mi pare, 7-8 senatori, e magari nel corpo di 7-8 senatori ci sarà spazio per quelli di maggioranza in seno al consiglio regionale e per quelli di minoranza, per cui il criterio della proporzionalità potrebbe essere fatto salvo. Ma ci sono, mi pare, 7-8 regioni che potranno esprimere un consigliere regionale e un sindaco. Anche qui i sindaci non si capisce perché siano stati tirati in ballo, peraltro con la questione della estensione anche loro della immunità penale, insomma ci sono questioni enormi rimaste, come dicevo all'inizio, in un cono d'ombra nella discussione fino a questo momento, nella discussione in generale, dico, non la nostra di stasera. Ma le regioni che esprimeranno un consigliere e un sindaco, cioè con riferimento a queste regioni, come si farà a rispettare un criterio di proporzionalità? Cioè, se io ho votato per un consigliere regionale che in regione si trova in minoranza, no? E voglio non garantirmi un privilegio, ma voglio parlare con qualcuno di una mia esigenza legittima, di un diritto che ritengo che sia stato violato, di un diritto sociale che vorrei che fosse soddisfatto, con chi vado a parlare? Con chi vado a parlare? Non lo so, anche questa non è una domanda retorica, perché non ho la risposta. Cioè, mi pare che per il Senato si possa affermare che accadrebbe la stessa cosa che è accaduta per le province. Cioè, anche questo è un leitmotiv, no? E non è che una cosa che non è vera, a forza di ripeterla, diventa vera. Questa è la logica di Facebook, ma poi la vita reale funziona diversamente. Cioè, le province le abbiamo tolte. La provincia, come dire, è viva e lotta insieme a noi. Mi pare che la provincia di Lecce ci sia, quella di Brindisi, da dove provengo io, ci sia. Addirittura mi pare che le province continuino, pur essendo assemblee che dovrebbero essere assemblee elettive, non sono più elettive le province, ma continuano a svolgere funzioni politiche. Continuano a svolgere una funzione di indirizzo politico, per esempio continuano a imporre dei tributi. E decidere se imporre un determinato tributo oppure se eliminarlo è una decisione di natura politica che risponde alle intenzioni più in generale, no? Di un'assemblea elettiva, della sua maggioranza, diciamo così. Se vi arriva una cartella esattoriale o un avviso di pagamento, una cartella esattoriale, non sia mai, per carità, non è un augurio certamente, perché non avete pagato la Tari, allora leggete le componenti di quel tributo. C'è una parte che è di competenza della provincia, cioè la provincia, ripeto, pur non disponendo più di un'assemblea elettiva, cioè noi non votiamo più per i componenti del Consiglio provinciale, continua a svolgere funzioni che sono squisitamente politiche, cioè le funzioni tipiche di un'assemblea elettiva. E guardate, questa è la violazione plateale, ma anche questa è la mia opinione, per carità, mettiamola così, di un principio sacrosanto
che io vi dirò in inglese, poi vi do la traduzione. Il principio è no taxation, in un inglese da incidente diplomatico naturalmente, no taxation without representation, cioè nessun tributo senza rappresentazione. Questo principio fu coniato, diciamo così, nel 1700 dai coloni britannici che se ne andarono dall'Inghilterra proprio perché a una fetta della società non veniva consentito di eleggere i suoi rappresentanti nelle assemblee elettive e decisero di andarsene non a Monte Carlo, decisero di andarsene dall'altra parte del mondo perché non accettavano più l'idea di mantenere pagando i tributi che gli venivano imposti, un sistema del quale non avevano più loro rappresentanti. Questa cosa mi pare sia accaduta per le province e temo che sia quella che sia la stessa cosa, la stessa situazione che noi rischiamo di subire con riferimento al Senato, alle modalità di elezione e alla sua composizione. Cioè noi non voteremo più, da qualunque angolo visuale si guardi al nuovo Senato, resta fermo il fatto che noi non voteremmo, uso il condizionale, non voteremmo più per i componenti del Senato. Questo c'è scritto nero su bianco, qui non occorrono, diciamo, non occorre il conforto dei lavori preparatori. Vado al bicameralismo perfetto, che sempre nel quesito si dice che sia stato superato, perché il quesito invita ad esprimere un sì o un no rispetto al superamento del bicameralismo paritario. Beh, qui faccio un'osservazione che non è particolarmente originale. Il bicameralismo paritario non lo superiamo perché restano Camera dei Deputati e Senato invischiati mani e piedi dentro al procedimento legislativo, perché il problema pare che sia che Camera e Senato, articolo 70 della Costituzione, svolgono insieme la funzione legislativa. Quindi da questa circostanza deriva la definizione di bicameralismo perfetto o paritario, che dir si voglia, cioè che svolgendo insieme quella funzione devono emanare, questo significa, una legge che entrambi i rami del Parlamento approvano nello stesso identico testo, cioè devono essere d'accordo letteralmente perfino sulle virgole, perché poi quel testo deve essere pubblicato in gazzetta ufficiale, cioè deve essere il testo conosciuto dai cittadini e rispettato dai cittadini. Cioè non è che in gazzetta ufficiale si possano pubblicare due testi, no, è un problema di sbandamento per i cittadini, se ne pubblica uno solo, che è quello intorno al quale Camera e Senato raggiungono un accordo col famoso ping pong. Però questo bicameralismo paritario, se è questo il problema, se è questo, non lo si supera perché c'è un articolo 70 nuovo nel quale voi troverete riscontrerete a più riprese il coinvolgimento del Senato, quindi il Senato resta, come dicevo un attimo fa, invischiato nel procedimento legislativo. Tantomeno si supera il bicameralismo perché il Senato resta in vita, con tutte le criticità, sempre dal mio punto di vista, che ho provato sommessamente a esporre, ma il Senato resta in vita, stesso discorso che vale per le province. Perché si è cambiato l'articolo 70? Perché si sarebbe deciso di dettare una disciplina così puntuale, secondo me anche poco chiara, però perché una disciplina così puntuale del procedimento legislativo, anzi sarebbe meglio dire dei procedimenti legislativi, perché ne vengono introdotti alcuni altri. Perché, si dice dai sostenitori del sì, la stella polare, diciamo così, visto che siamo pure sotto Natale, la stella polare della legge di revisione costituzionale sarebbe la semplificazione. Io ho sentito dire ad esponenti autorevolissimi del partito che si è intestato questa riforma che andare più veloce è una garanzia di fare le cose per bene. Io questa la trovo, scusate la parola forte, ma la trovo una mistificazione. Cioè, dove sta scritto che facendo le cose, può anche accadere che facendo le cose in fretta si facciano per bene, ma mi pare altrettanto ragionevole che visto che siamo proprio alla, come dire, stiamo proprio agli slogan, no? Siamo proprio al bar dello sport, come si dice. È altrettanto vero che quattro occhi vedono meglio di due, ma poi è altrettanto vero, scusate, che noi siamo una società complessa e questa è un'idea alla quale dobbiamo un poco rassegnarci. Le società complesse esigono procedure di
sintesi degli interessi diversi, degli interessi tra volta a volta contrapposti, che sono, ci vediamo a beni culturali, dicevo, esigono procedure di sintesi che sono complesse, che talvolta sono lunghe, cioè per fare delle cose che siano veramente fatte per bene, qualche volta occorrono i tempi giusti. Quindi io non sono d'accordo sul fatto che la semplificazione di per sé sia un valore, ossia una garanzia che tutto verrà, che tutte le ciambelle verranno con il buco. E poi, che io sappia, diciamo, non sono un parruccone, non sono un universitario parruccone, ma non sono neanche un ragazzino, ahimè, con i miei 40 anni, che io mi ricordi, il problema del Parlamento, con riferimento all'esercizio della funzione legislativa, è stato sempre non che il Parlamento non lavorasse, perché l'accusa rivolta al Parlamento è che il Parlamento paralizza, non lavora, paralizza il Paese. Che io mi ricordo, il problema è stato sempre l'esatto contrario, cioè la proliferazione delle leggi da parte del Parlamento. Tanto è vero che vi ricorderete senz'altro che qualche anno fa un governo di centrodestra presieduto da Berlusconi comprendeva un ministro per la semplificazione normativa. Quindi non è un'idea del tutto, non è una riflessione, è un'idea del tutto peregrina, quella che magari il problema non è il Parlamento. Se un governo stabilì di inserire, diciamo, nell'elenco dei suoi ministri un ministro per la semplificazione. Poi Calderoli, se vi ricordate, interpretò il ruolo da par suo, diciamo, cioè con i falò, sì, la spiaggia, cioè, anche qui la personalità, diciamo, no, però diciamo, mi pare che il problema fosse quello della ipertrofia, cioè del troppo lavoro, tant'è vero che tu hai riportato dei dati statistici, delle statistiche che risultano anche a me, cioè io ho delle statistiche aggiornate a questa estate e mi risulta che il Parlamento abbia emanato nell'ultimo anno mediamente 5,60 o anche i decimali 5,61 leggi al mese, cioè vuol dire più di una legge a settimana. Io non sono così convinto che una settimana sia un tempo sufficiente affinché chi ha voglia di farlo affronti la fatica dello studio, dell'approfondimento di una questione, perché anche qui, come si dice a Parigi, nessuno nasce imparato, cioè occorrerà pure del tempo. Allora qui guardate, adesso non voglio prendere il discorso da Adamo ed Eva, non voglio ragionare con voi di massimi sistemi, però qui veramente si scontrano due idee di Stato, due idee di società. Cioè questo è un governo, ripeto, a prescindere da come uno la pensi, a prescindere da dove uno voti, questo è un governo che ha posto la questione di fiducia, cioè ha forzato la mano rivolgendosi al Parlamento dicendo o votate così o ce ne andiamo tutti a casa, persino con riferimento alla legge sulle unioni civili. Cioè è un tema eticamente sensibile, no? che merita una particolare attenzione, un approfondimento della discussione, intanto in seno alla società civile, che se non ha cominciato a discutere da sé andrebbe sollecitata. E dico anche a prescindere da come uno la pensi sulle unioni civili, però è evidente che è un problema, è un tema, no? È chiaro che cosa voglio dire quando dico un tema eticamente sensibile. E invece andare dritti come un treno, perché si deve fare in fretta. Ma dove sta scritto? Cioè, ma ce lo chiede l'Europa di fare in fretta. Ma io ho ripreso la famosa lettera che nel 2011 la troica, per intenderci, la famosa troica spedì a Berlusconi dicendo dovete provvedere ad alcune riforme perché sennò vi spezziamo le reni come alla Grecia, parliamoci molto francamente. Quella è una lettera di poche righe che non contiene alcun riferimento a una riforma costituzionale. Quella è una legge in cui si dice dovete migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione. Io per esempio credo che stia lì il problema, nella efficienza della pubblica amministrazione. È una legge che è un invito da parte della Banca Centrale Europea e degli altri organi della Troica a rivedere la legge sul conflitto di interessi. L'Europa ci chiede da anni, il Consiglio d'Europa mi pare sia l'organo che ce lo ha chiesto ufficialmente nel 2000 vado a memoria, comunque in anni recenti, dandovi dei riferimenti precisi potrei sbagliarmi. L'Europa ci chiede da anni di rivedere la nostra legge sul conflitto di interessi. Ma voi credete veramente, ma noi vogliamo, dobbiamo credere veramente che se non si fa una nuova legge sul conflitto di interessi è perché il Parlamento è colpa del bicameralismo paritario? O vogliamo considerare l'ipotesi, perlomeno, che una legge così sia
dentro a un cassetto chiusa a doppio mandato per ragioni politiche. Un altro tema eticamente sensibile, perché io non ho il pallino del conflitto di interessi, una legge sul fine vita, una legge civile sul fine vita. Ma voi pensate che non si faccia per colpa del bicameralismo paritario o per colpa della Costituzione? Cioè dobbiamo arrivare a credere che chi ha scritto la Costituzione fosse un idiota? La legge sul fine vita non si fa e resta, le proposte vengono neanche messe all'ordine del giorno per ragioni evidentemente politiche. Una legge sull'omofobia, a prescindere dagli orientamenti sessuali di chiunque, da come uno la pensi, no? Ma una legge che punisca l'atteggiamento di chi danna la vita di un'altra persona per l'orientamento sessuale di quella persona. Non la si fa per colpa del bicameralismo paritario o non la si fa per ragioni politiche, perché piace a una parte, perché non piace a un'altra. Non vengono neanche messe all'ordine del giorno per colpa del bicameralismo paritario? Io credo di no. Cioè non credo che il bicameralismo paritario sia un problema. Certo, ci sono altre soluzioni migliori che potrebbero dare i loro frutti. Lo dicevo prima, il monocameralismo è una proposta storica della sinistra, sempre rimasta in un cassetto. Anche qui non ho una risposta. Guardate che tu facevi un riferimento molto pertinente ad alcuni provvedimenti che sono stati assunti in tempi record, non mi pare che tu abbia utilizzato questa espressione. Guardate, quando il vento della politica soffia in un'altra direzione, sì, i tempi sono sempre record. Il lodo Alfano, poi dichiarato incostituzionale, è stato emanato in un mese. La buona scuola, mi sembra che fosse un mese estivo, anche qui vado a memoria, cioè, pur avendoci scritto qualcosa, vado a memoria. La buona scuola è stata emanata in 3 mesi. E va anche bene, perché poi l'inizio dell'anno scolastico era imminente, poi c'è stato il caos dei trasferimenti, dei ricorsi, eccetera. Ma va pure bene. Però voglio dire, quando ci si mette, allora i tempi possono essere ragionevoli. Questo mi induce a pensare che il problema del paese non sia il bicameralismo paritario, che in ogni caso non è superato, lo dicevo prima. E non è vero che il Senato non c'entri più nulla proprio in assoluto col procedimento legislativo. La verità è che i tempi riservati a uno spazio, a un intervento del Senato, sono estremamente contingentati, estremamente ridotti. Il voto a data certa, tra un attimo magari lo vediamo, tanto mi sto avviando alla conclusione, è uno strumento che quasi rende praticamente impossibile, pur consentendo in astratto la partecipazione del Senato al procedimento legislativo, rende in pratica impossibile una partecipazione del Senato al procedimento legislativo. Se continuiamo a considerare anche il fatto che questi dovranno partire da Bari, ma qualcun altro da ancora più lontano, da qualche posto collegato un po' peggio di Bari con Roma, per andare appunto a lavorare a Roma. Dicevo, il Senato resta invischiato, i tempi a sua disposizione sono strettissimi, ma tanto è vero che non si supera il bicameralismo paritario che, e questa è una ragione tecnica, questo è un profilo tecnico, uno tra i procedimenti legislativi, cioè il procedimento legislativo da seguire, da percorrere in concreto, lo devono scegliere, dice il nuovo articolo 70, d'intesa il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, cioè devono mettersi d'accordo su quale sia il procedimento da intraprendere, il procedimento legislativo tra i tanti disegnati dal nuovo articolo 70. Ora, e non sto neanche a evidenziarvi che se il Presidente della Camera e il Presidente del Senato devono mettersi d'accordo per il procedimento da seguire, è evidente che il Senato c'entri ancora qualcosa con il procedimento legislativo, se no non occorrerebbe rincorrere l'intesa con il Presidente del Senato. Il problema qual è? Che quando non si dovessero mettere d'accordo, chi risolve questo conflitto? Perché siamo alle solite, cioè trattandosi di due persone fisiche diverse, può darsi che abbiano un'idea diversa, può darsi che abbiano una sensibilità, come si dice con espressione inflazionata, una sensibilità diversa. Chi dirime questo conflitto? E torniamo di fronte alla Corte Costituzionale. Perché un altro leitmotiv proposto dai sostenitori del sì è che questa riforma eliminerà il contenzioso costituzionale. Questa è una prima ragione,
cioè la incertezza della intesa nella scelta del procedimento legislativo, per la quale io non sono del tutto convinto che non si finisca, anzi con maggiore frequenza, davanti alla Corte Costituzionale. Qualcuno dice: ma abbiamo voluto ispirarci al Parlamento tedesco? No, questo è un altro argomento piuttosto, diciamo, piuttosto riproposto. Guardate che il Parlamento tedesco funziona in questo modo. È vero che c'è una Camera bassa, paragonabile, diciamo, alla nostra Camera dei Deputati, e una Camera alta, federalista, cioè con rappresentanti dei land, dei territori, ma tra l'uno e l'altro, quando dovessero fare a cazzotti, c'è di mezzo un altro organo, che è la Camera Permanente di Conciliazione, cioè è un terzo, non incomodo, ma è un terzo organo che sta tra i due e che ha il compito istituzionale di dirimere questi conflitti. E quella è una soluzione per abbattere, diciamo, il contenzioso, per incidere sul contenzioso di fronte al Tribunale Costituzionale, che da loro si chiama diversamente, ma è la stessa cosa. Abbiamo detto del Senato, quindi, della sua composizione curiosa, per certi versi inspiegabile, perché, torno a dire, senatori eletti, anche se non più a vita, per altissimi meriti, non si comprende che cosa c'entrino. Vengo al titolo quinto, l'altra tua sollecitazione, poi naturalmente se ci sono delle domande non mi sottrarre. Il titolo quinto della parte seconda della Costituzione è appunto la parte della Costituzione che disciplina i rapporti tra lo Stato e le regioni. Allora, il cuore di questo benedetto titolo quinto è rappresentato dall'articolo 117. Allora, l'articolo 117, nella sua formulazione attuale, cioè così come è adesso, stabilisce una cosa. Peraltro la stabilisce a partire dal 2001, non da prima, perché nel 2001 noi abbiamo votato in occasione di un altro referendum costituzionale che aveva ad oggetto anche parti della Costituzione che ora sono già da rivedere, e in quel referendum prevalsero i sì, per cui fu modificato questo articolo tra gli altri. L'articolo 117, a partire dal 2001 e ancora oggi, prevede che per alcune materie debba emanare le leggi soltanto lo Stato. Si chiama potestà legislativa esclusiva statale. Per altre materie, dice l'articolo 117, c'è proprio un altro elenco, la potestà legislativa è concorrente, cioè lo Stato detta una disciplina, diciamo così, generale, e le regioni poi dettano una disciplina, diciamo così, di dettaglio, cioè si fanno una legge regionale ciascuna secondo le proprie vocazioni, no? Cioè, se per esempio si tratta, la materia è, che ne so, dico a caso, l'ambiente piuttosto che il paesaggio, allora, la Val d'Aosta ha un certo tipo di paesaggio, la Puglia e in particolare il nostro Salento ha un altro tipo di paesaggio, quindi gli strumenti per tutelare, per valorizzare il paesaggio saranno diversi. Tra la Val d'Aosta e la Puglia, per cui in quelle materie le regioni si fanno la disciplina di dettaglio. Tutto il resto, cioè tutte le materie che non sono espressamente previste nel primo elenco e nemmeno nel secondo, dice l'articolo 117 adesso, sono di potestà legislativa esclusiva regionale, cioè ciascuna regione si fa la legge per conto proprio. In che modo incide la riforma costituzionale su questo articolo 117? Incide in questo modo: prende queste materie, le sparpaglia sul tavolo, le chiama diversamente, un po' le accorpa diversamente in due elenchi. La potestà legislativa, quella concorrente, non esiste più. Esisterà un elenco di materie sottoposte alla potestà legislativa statale e un altro elenco di materie sottoposte invece alla potestà legislativa regionale. Quindi il discorso vale il discorso di prima: lo Stato si fa le sue leggi in queste materie, quindi leggi che producono effetti su tutto il territorio nazionale indistintamente; le regioni si fanno delle leggi regionali, cioè che hanno validità, che producono degli effetti giuridici vincolanti per tutti i cittadini di una regione, cioè dentro al territorio regionale. Ora, io, diciamo, non condivido la maniera in cui le materie sono state finanche rinominate,
Cioè, per esempio, voi vi occupate, in senso lato si può dire anche di beni culturali, no? Perché diciamo, il paesaggio è un bene culturale di per sé, o le pratiche delle quali vi occupate appartengono al cosiddetto patrimonio culturale immateriale. Ho visto che vi occupate della coltivazione della canapa, dei suoi possibili utilizzi. E credo anche di lavorazioni tradizionali, no? Che forse fate riemergere. Allora, io non comprendo che cosa abbia inteso il legislatore costituzionale, cioè chi ha scritto la riforma, nello stabilire che lo Stato debba occuparsi della valorizzazione dei beni culturali. Adesso non ricordo l'espressione a memoria, ma mi serve per fare un esempio concreto. E la Regione debba occuparsi della promozione dei beni culturali. Cioè, voglio dire, prendere i beni culturali come materia e spacchettarli è una maniera di procedere che non ho condiviso, perché mi pare impensabile che una legge che si occupi di valorizzare i beni culturali non contenga anche profili di promozione dei beni culturali. Cioè, io restauro e restituisco alla cittadinanza, se sono un ente locale, che ne so, un palazzo seicentesco, e poi mi devo occupare della sua tutela, della sua valorizzazione, magari ci faccio svolgere all'interno delle attività latamente culturali, della sua promozione verso l'esterno, verso il mondo. Invece del turismo deve occuparsi lo Stato. Cioè, ci sono, diciamo che secondo me si sarebbe potuta prestare più attenzione, le materie si sarebbero, questi due elenchi si sarebbero potuti formulare diversamente. Anzi, io addirittura ritengo che sia strana questa formulazione, cioè si poteva per esempio stabilire che lo Stato si occupa di queste cose e di tutto il resto si occupa la Regione. Così non c'è il rischio di materie di materie cosiddette innominate. Cioè, ci sono alcune cose che non compaiono nel primo né nell'altro elenco e non si capisce chi se ne debba occupare. Per esempio, voi vi occupate di agricoltura, nell'articolo 117 come è adesso. L'agricoltura è una materia che certamente non si può negare che esista, insomma, anzi direi che qui l'economia rurale è l'economia, ed è una materia innominata, cioè non compare in nessun elenco. La conseguenza è che se ne debbano occupare delle regioni, in virtù di quella clausola residuale contenuta nell'articolo 117, per cui tutto ciò che non è stato, diciamo, connesso allo Stato è di competenza delle regioni. Anche qui si ripropone il problema delle materie innominate, ma qui si propone un problema che è ancora più inquietante. Dice l'articolo 117, e con questo introducendo, devo fermarmi? Noi siamo veramente incantati da quello che dice, quindi quando per noi, io per primo devo rientrare, quindi vi capisco il problema soprattutto. Dice l'articolo 117, dico quest'altra cosa e poi mi fermo. Dice l'articolo 117, questi sono i due elenchi di materia. Però, posta questa premessa, anzi, devo fare un'altra premessa, che la funzione legislativa è la funzione che tipicamente esercita il Parlamento, oppure il Consiglio regionale che la svolge appunto a livello regionale, ed è la funzione riconducibile al potere legislativo, che è il potere del quale è titolare esclusivamente il Parlamento. Questo è un concetto che risale a qualche secolo fa, a Montesquieu. Parlamento, potere legislativo, governo, potere esecutivo. Sono due organi distinti che fanno un mestiere distinto. L'articolo 117 a un certo punto introduce una cosa strana, con espressioni generiche che alla mia mente hanno evocato alcuni periodi, come dire, controversi della nostra storia, perché l'articolo 117 dice: quando, attenzione, non quando il Parlamento, lo Stato, ma nella persona giuridica del Parlamento, ma quando il governo dovesse ravvisare che sussiste un interesse alla unità giuridica o economica nazionale, oppure dovesse ravvisare che sussiste un interesse strategico, allora il governo interviene. Io sto usando da qualche giorno questa immagine plastica alla maniera di Porta a Porta. Interviene con una gru e sposta, questa è la clausola di supremazia cosiddetta,
sposta la materia dal tavolo sul quale ne sta discutendo la regione, la prende da lì e la sposta sul tavolo dello Stato. Clausola di supremazia. Le regioni sono astrattamente, perché lo stabilisce il nuovo articolo 117, competenti a legiferare in una data materia? Bene, nulla questio. Ma se il governo, che è un altro organo, che fa un altro mestiere, ravvisa un requisito di questo tipo, un requisito descritto in una maniera così generica, allora può privare le regioni della possibilità di legiferare in quella data materia e portare la materia sotto l'ombrello del Parlamento, di quel Parlamento, lo abbiamo detto prima, dominato numericamente da una Camera e politicamente da una sola lista, che poi è la stessa lista che esprime il governo, è lo stesso partito che esprime il governo. Questo è il problema creato dall'Italicum, perché l'instabilità e in tutto questo che cosa conteranno più, anche questa non è una domanda retorica, ma è una domanda che vi lancio e per la quale non ho una risposta. In tutto questo che cosa conteranno più i territori? Non ho una risposta. Siccome si parla di Senato delle autonomie, congegnato con l'obiettivo di dare un peso specifico in qualunque decisione da assumere ai territori, alle regioni, alle autonomie regionali, che fine fa la volontà di una regione in una circostanza di questo tipo, cioè nella quale il governo fa scattare questa clausola di supremazia? Allora qualcuno mi dice, va bene, abbiamo ripensato un poco i poteri dello Stato, abbiamo modificato un po' le modalità con cui i poteri dello Stato esercitano i loro poteri, insomma, scusate il bisticcio di parole, però tutto sommato i cittadini potranno avvalersi di nuovi strumenti inediti inseriti adesso in Costituzione, i famosi referendum consultivi e qualche altro strumento di democrazia diretta. E anche qui non possiamo ricavare dal nome la cosa, cioè io non so che cosa sia il referendum consultivo, diciamo propugnato, sventolato dai sostenitori del sì, da chi ha scritto la riforma, perché non c'è il nome nella nuova Costituzione, ma non c'è la disciplina di questa cosa nella nuova Costituzione. E la disciplina chi l'ha detta? La disciplina verrà dettata con legge ordinaria l'anno prossimo, o forse tra 10 anni, o forse tra 20 anni, e non sapremo mai. E qui che cosa è questo referendum consultivo? E forse c'è il rischio che non potremo mai avvalercene. E quando dico tra 20 anni, guardate che non è una battuta, il referendum esiste in quello abrogativo, esiste in Costituzione dalla nascita della Costituzione, cioè dal 1948, da che la Costituzione è entrata in vigore. La Costituzione del 48 stabilisce che per il referendum abrogativo bisogna raccogliere tot firme, eccetera, eccetera, eccetera. Sapete quando è diventato operativo il referendum abrogativo? Qualcuno lo sta sussurrando, ma potete potete anche chiedermi il 50% o chiedere l'aiutino a casa. Il referendum abrogativo è diventato operativo nel 1970 perché ne ha disciplinato le modalità della sua indizione una legge del 70, che non è stata emanata perché una mattina il Parlamento la maggioranza parlamentare si è svegliata con la voglia di emanare quella legge. La legge sul referendum, il referendum, è stata la moneta di scambio, ma alla luce del sole, tra la Democrazia Cristiana, che non voleva la legge sull'aborto, e il resto del Parlamento, che invece votò la legge sull'aborto. Sul divorzio, chiedo scusa. Cioè, perché il referendum fu sul divorzio nel 1970, evidentemente. Cioè fu il lascia passare da parte della Democrazia Cristiana per l'emanazione della legge, ma poi facciamo il referendum. Quindi voglio dire, la disciplina poi in concreto potrebbe essere dettata chissà quando, quando si verranno a creare le condizioni le più variabili in assoluto. Ma anche qui c'entra l'idea di Stato sottesa
a una Costituzione o a una riforma costituzionale, l'idea della società civile sottesa a una Costituzione. Però voglio dirvi questo, in che senso? Che questa legge di revisione costituzionale conserva, siccome abbiamo detto fino ad ora, i punti sarebbero moltissimi, però voglio essere un poco coerente a dispetto della legge. Siccome abbiamo parlato della funzione legislativa, allora questa legge di revisione conserva l'istituto della iniziativa legislativa popolare, cioè oltre che con un referendum, che è eversivo, no, del lavoro del Parlamento, perché il referendum abrogativo punta a eliminare, sì, dall'ordinamento giuridico la legge che ha fatto il Parlamento. Noi possiamo incidere sull'ordinamento giuridico con la iniziativa legislativa popolare, cioè possiamo portare un testo di legge al Parlamento, chiedere al Parlamento che ne discuta ed eventualmente che l'approvi. Tuttavia, per il Parlamento, Costituzione vigente, non c'è l'obbligo non solo di approvare la legge che viene dalla iniziativa popolare, ma manco di discuterla, neanche di metterla, come si dice, all'ordine del giorno. L'iniziativa legislativa popolare è stata conservata come strumento, però per esempio non è stato introdotto l'obbligo per il Parlamento quantomeno di discuterne, e questa è una cosa che si sarebbe potuto fare. Ma a parte questo, quel che è più grave dal mio punto di vista, che mi occupo di regole e di nient'altro, è che le firme da raccogliere per poter proporre sollevare una iniziativa legislativa popolare, cioè per poter andare a bussare al Parlamento chiedendo che un testo venga discusso, per consegnarle, se lo vuol discutere sempre. Cioè le firme non sarebbero più, se passa la riforma, 50.000, ma 150.000. Allora io voglio dirvi una cosa, e poi con questo concetto vi lascio. La Costituzione non è il complesso delle regole che serve a blindare la maggioranza. Cioè la Costituzione, che ne dica qualcuno, non è il complesso delle regole che serve a garantire il diritto di governare, perché il diritto di governare è una cosa, il diritto di governare in maniera indisturbata è un'altra cosa, e questa sì che evoca periodi oscuri della nostra storia. Allora elevare il numero delle firme necessarie da 50.000 a 150.000 vuol dire fare qualche cosa in favore dell'idea del diritto di governare indisturbatamente, perché quella disposizione della Costituzione non è stata prevista come uno strumento per esempio gli iscritti di un partito o gli iscritti di un'associazione tipo il WWF, perché gli iscritti del WWF, se si mettono in testa di raccogliere 50.000 firme, lo fanno. Quella è una disposizione concepita per minoranze non organizzate, d'accordo? Perché il soggetto più debole è il soggetto che non sa appunto dove, a chi rivolgersi. Allora una minoranza non organizzata fa una bella fatica se deve raccogliere 50.000 firme, immaginatevi la fatica di raccogliere 150.000 firme. Quando ne ho discusso con i sostenitori, anche in confronti pubblici, io ne ho discusso una volta con il presidente dei comitati per il sì barese, ne ho discusso con il presidente del PD brindisino. Allora, l'argomento che mi si contrappone è questo: ma nell'epoca di Facebook è più facile mettere insieme le firme, ma forse nell'epoca di Facebook è più facile contattare l'amico che non vedi dalle elementari. Ma non c'è alcuna equazione in questo discorso, scusate. Non è più facile con Facebook mettere insieme 150.000 persone che la pensino allo stesso identico modo e poi raccogliere materialmente le firme e portarle lì? Non è più facile. E poi guardate, questa storia dell'epoca di Facebook, io sono uno degli ultimi moicani che non ha un profilo Facebook, quindi se mi cerca, anzi, un'informazione di servizio, se mai dovesse capitare, vi prego di non scrivere a tale Antonello Denuzzo, che non sono io, è un altro cristiano che si chiama come me e che riceve contestazioni degli studenti, cioè, non sono io, è uno che abita al nord, che fa la sua vita, comunque non sono io, quindi non avrete una risposta, o comunque non avrete una risposta garbata se scrivete a lui, vi avverto. Allora, Facebook, voglio farvi questo esempio, poi davvero mi devi tiri un calcio sotto al tavolo.
Allora, voglio farvi questo esempio. Perché i sondaggi non ci azzeccano più? Perché in America, anzi in tutto il mondo, nessuno pensava che vincesse veramente Trump con quello scarto impressionante? Perché i sondaggi, intanto, andrebbero chiamati con il loro nome, sondaggi di opinione. Quindi si chiede alla gente che cosa intende votare, ma quella è un'opinione. Allora, l'influenza di Facebook qual è stata sulle opinioni delle persone? È stata questa, che nel tempo che io ci metto da qui fino alla porta, guardo un paio di volte il telefonino, guardo il mio profilo Facebook e quello che penso di una certa cosa è suscettibile di cambiare un paio di volte fino a che arrivo a quella porta. Non so se è chiaro. Cioè, voglio dire, questa storia che Facebook consente di mettersi insieme, eccetera, sì, ripeto, magari riesco a rintracciare e a chiedergli di aggiungere la sua firma alle nostre, l'amico che non vedevo più elementari, che magari è un bullo e mi alzava pure le mani. Però poi Facebook è qualche cosa che ha prodotto questo cambiamento vorticoso, continuo delle opinioni delle persone. Cioè opinioni delle persone che si alimentano delle opinioni di altre persone. Cose non vere per le quali si utilizza il meccanismo della goccia cinese, cioè la ripeto fino a che qualcuno non crede che sia vera e si diffonde come vera. Quindi questo è ciò che fa Facebook, altro che, diciamo, perché se io devo contattarti per mettere una firma, cioè c'è anche un tempo della conversazione, non si può bruciare tutto. Su Facebook invece, e dico questa cosa così perché mi pare che il cerchio così si chiuda, su Facebook basta un sì o un no. Io non amo Facebook perché non sopporto l'idea che di una cosa che magari è complessa devo dire che mi piace tutta con il pollice all'insù, o che mi piace o che non mi piace per niente. Magari me ne piace un pezzetto e un altro pezzetto no, come per questa riforma costituzionale. Posso essere d'accordo con l'abolizione del CNEL, ma anche lì risparmio il minimo, e in disaccordo con le altre cose, oppure alcune soluzioni tecniche parzialmente le condivido. Invece la logica di Facebook è la logica del Colosseo, no? Vita o morte. Un'ultimissima cosa, pure questa mi scappa, adesso pensando alle lezioni americane mi scappa da dirvela, poi magari ve la potete riciclare. Guardate, la lezione, siccome abbiamo un Presidente del Consiglio molto, no, come dire, molto americanofilo, e che va bene, ma per carità, la lezione americana di democrazia non è quella che abbiamo potuto ricavare dalle ultime elezioni, perché i toni sono stati veramente scadenti, no? Mancava che Trump, così come mancava che la Clinton gli dicesse chissà che. La lezione di democrazia americana la ricaviamo, secondo me, dalla parola con cui gli americani definiscono la democrazia. Gli americani, quando dicono democrazia, sì, c'è il termine più comune che è democracy, ma quando dicono, anche nel linguaggio gergale, quando si riferiscono alla democrazia, dicono questa parola, disagreement, cioè disaccordo. Che cosa vuol dire? Che per gli americani, ma francamente anche nella mia visione della democrazia, il consenso è un elemento necessario, è chiaro, non c'è neanche da discuterne, ma l'elemento, ma non sufficiente, perché l'elemento veramente necessario nella democrazia, e questo lo dico a proposito del Senato per come è stato concepito, del bicameralismo, delle regioni per come verranno trattate tutte le volte che sarà resa operativa la clausola di supremazia. Nella democrazia l'elemento veramente necessario è il dissenso, cioè io sono in disaccordo con te e non mi succede nulla per questo. Nessuno ordina che la foto di Antonello De Nuzzo, parlo in terza persona come Maradona, venga pubblicata da qualche parte accanto alla bandiera di Casa Paolo. Tutto qua. Allora, se abbiamo qualche domanda, qualche osservazione da fare. Mi sono stato chiesto. No, una considerazione e una domanda. Perché? La considerazione è la seguente. Innanzitutto grazie per la chiarezza espositiva. Ho provato. E la cosa che mi preoccupa di più dire è che tutto si può ricavare da quello che ha detto
persone questa sera, non è una cosa. E non è che c'è questa cosa qui, che chi è per il nuovo referendum è un conservatore. Allora, abbiamo avuto degli spunti questa sera di riflessione, dell'articolazione, dell'analisi che ha svolto il professore, che ci hanno offerto anche la possibilità di riflettere sulle possibili modifiche della Costituzione. Solo che il tentativo appunto è quello dei venditori di pentole che devono comprare questo consenso qui, dice, vi riduciamo il Senato, vi riduciamo i parlamentari, togliamo l'indennità, ha spiegato con molta efficacia perché questa storia demagogica dell'indennità si potrebbe parlare ancora di più. Questo è il messaggio secondo me più pregnante della riflessione del professore, cioè qui c'è stata una semplificazione tra chi vota sì è l'innovatore, quello che va avanti, quello che supera gli ostacoli, e invece chi ti dice no è il conservatore per autonomia. Semplicemente credo che lo spirito sia stato questo libro. Noi abbiamo cercato di concentrarci sulla proposta tecnica così come veniva proposta. Poi il discorso politico, il racconto politico, ognuno se lo fa come vuole. Però stando come ha fatto il professore con un metodo così cristallino di analisi, noi abbiamo analizzato i vari punti della riforma che per me è una riforma. E poi una domanda, ma insomma, lo Stato, la clausola di supremazia, la fine del regionalismo, io la vedo così, per come l'hanno inteso i costituenti, se uno va a vedersi i lavori preparatori, cioè questa è una tutela sui territori. La Camera delle Autonomie, questo accordo con le autonomie, ma la Camera, questa Camera delle Autonomie, questo Senato, ma che fa? Cioè, allora diciamo quello che non può fare, ma che cosa può fare di vero, di concreto? Fanno l'esempio del Bundesrat, ma l'esempio del Bundesrat è totalmente, inefficace anche sotto il profilo proprio comparativo. E che volumi, questa è la domanda, professore, cioè questa Camera delle Autonomie, proprio a livello, se vogliamo usare il criterio comparatistico, ma che cosa ha di vero, di raccordo tra i territori e lo Stato? Perché a me sembra che abbia pochino, sì, le leggi ordinamentali sugli enti locali, l'ordinamento degli enti locali, ma a pochino, io questo vedo io, però chiedo lui al professore perché sicuramente. Allora io posso dire due cose, poi mi dica lei se la risposta è esaustiva, diciamo. No, se ho soddisfatto la domanda, diciamo. Allora, la prima osservazione è questa, con riferimento al Senato. Non è stato previsto dalla legge di revisione un obbligo per i neoeletti senatori, consiglieri regionali trattino senatori, di costituire quando arrivano in Senato un gruppo parlamentare, per esempio regionale. Cioè, si poteva immaginare, come accade in Germania, dove gli esponenti del Land sono gli esponenti dell'esecutivo del Land, quindi vanno lì, fanno un gruppo, diciamo, e allora riescono a essere veramente rappresentativi del territorio che li ha espressi. Però invece i consiglieri regionali arrivano lì, non sono obbligati a costituire il gruppo regionale, in realtà i gruppi parlamentari vengono eliminati nel Senato, e non costituendosi in gruppo parlamentare, in gruppo parlamentare al Senato, gruppo regionale, a chi vuole che diano conto? Daranno conto alla forza politica di riferimento. Cioè, mi pare come dovranno decidere? O c'è un tema eticamente sensibile, una questione di coscienza, allora ognuno decide secondo la propria coscienza, ma per il resto mi sembra naturale. Non il male assoluto, mi sembra naturale che un consigliere regionale che va lì si allinei tendenzialmente alla forza politica che lo ha espresso. Quindi il raccordo con le autonomie così si diluisce moltissimo. Per questa ragione. Poi lei volevo fare una seconda osservazione, perché lei mi ha chiesto del raccordo tra Questa assemblea, No, la osservazione che così interviene in maniera seria, che poteri ha?
il Senato, così com'è. Il Senato continuerà ad esercitare una funzione politica, che è la funzione legislativa, perché questo c'è scritto nella Costituzione, ma in condizioni, diciamo, di, come posso dire, con le spalle al muro. Cioè il voto a data certa, ecco quello che dicevamo prima. Se il governo, anche qui interferenza di un altro organo che fa un altro mestiere, ritiene che un provvedimento da assumere, per esempio una legge da emanare, sia necessario per, questo provvedimento sia necessario per la esecuzione del suo, adesso lo dico banalmente, del suo programma politico, allora il governo può imporre la scelta di un procedimento legislativo nel quale la Camera conserva i suoi tempi e conserva anche la Camera dei Deputati e conserva anche la parola finale. I tempi a disposizione del Senato vengono addirittura dimezzati, cioè è il procedimento legislativo quello che verrà utilizzato probabilmente più spesso, però se c'è questo intervento del governo i tempi verranno dimezzati. Guardi che sto parlando di 5-10 giorni, cioè se uno perde l'aereo o se uno c'ha il treno che fa ritardo, come è capitato a me che sono andato a un convegno a Vercelli la settimana scorsa e c'era solo all'idea dell'acqua che ho beccato mi vengono ancora i brividi, e questa è una difficoltà enorme per garantire un lavoro dignitoso da parte del Parlamento, perché per fare un lavoro dignitoso occorre del tempo. Quindi io credo, per rispondere alla sua domanda, che il Senato difficilmente potrà lavorare bene. Io per lavorare bene intendo, mi prendo le carte, me le studio, mi consulto, ciascuno di loro si consulta con qualche amico che ne capisce di più, mi faccio un'idea consapevole. Quindi difficilmente potrà lavorare bene, ma poi soprattutto ha un ruolo marginale. E non è la stessa cosa che accade in Germania, anche per le ragioni che avevo già detto prima, cioè per la presenza della Camera che fa da arbitro. Faccio una considerazione. La nostra paura, no, di fare un riferimento al territorio, alla comunità appunto castiglionese, ma anche alla comunità castiglionese e adranese, guarda questa riforma con una particolare paura, ma intendo proprio nel senso semantico della parola stessa, paura, rispetto non soltanto alla possibilità che lo Stato, appunto il governo, ad un certo punto della discussione, per esempio energetica, rispetto al nostro territorio, metta mano e dica, imponga la TAP, ma la discussione è anche quella, mi va bene anche essere chiamato conservatore, se appunto i conservatori difendono il territorio, non è un problema, ma la definizione appunto che mi preoccupa è quella, l'attuazione di questa riforma mi preoccupa nel momento in cui si vanno anche a toccare altri aspetti, tipo appunto la sicurezza alimentare, la sovranità alimentare. Perché se alla fine un governo decide di imporre a un territorio la standardizzazione di una varietà, e ritorniamo di nuovo alla monocultura del tabacco che ha devastato un territorio, ha devastato anche la biodiversità, qui alziamo tutti le mani in silenzio di fronte a che cosa? A una legge presa a Roma che risponde comunque dal mio punto di vista al lobby finanziario. Quello che sta succedendo, come lei faceva riferimento prima, in altre parti del mondo, molto probabilmente succederà anche in Italia, non lo dice un ambientalista, perché così ci definiscono, lo dice una persona ragionevole che giorno dopo giorno, coltivando la terra, inizia a comprendere alcune dinamiche. L'imposizione delle royalties sementiere e tutte quelle che sono le logiche, no? Che stanno andando a distruggere un'identità territoriale. Il divieto di scambiarsi addirittura i semi. Sì, però mi preoccupa più, no? In un momento invece dove c'è una grande rinascita di comunità, e non è soltanto il nostro territorio, ma l'Italia si sta mobilitando perché appunto giovani tornano alla terra e coltivano i propri campi, che si dia proprio un'altra identità al territorio, dal governo, dallo Stato centrale invece abbiamo una riforma che mette dei paletti, perché comunque potrebbe dire da domani mattina, rispetto a questa identità territoriale che tu devi costruire, io impongo appunto la TAP, impongo un'altra invenzione pirandelliana, cioè è tutto allo sbando da questo punto di vista.
Anche questa è un'osservazione che già, diciamo, completa, non occorre che io aggiunga altro, perché il tema dell'alimentazione costituzione attuale, che diventa sovranità e sicurezza alimentare, sono due cose un poco diverse. E questa della sicurezza alimentare però è una vicenda che può essere presa per paradigma, secondo me, di quello che sta accadendo. Cioè, il rischio qual è? Che prendendo decisioni non più in Parlamento, ma essendo il Parlamento il ratificatore di decisioni che vengono assunte altrove, la questione enorme qual è? Dove e da chi vengono assunte queste decisioni? Allora qui dobbiamo scegliere la direzione nella quale andare. Possiamo accettare serenamente l'idea che sia finita la democrazia per come la concepiamo noi, cioè la democrazia rappresentativa, e che si sia aperta un'era che in questo momento non so come definire. La definizione banale può essere quella di post-democrazia, cioè qualcun altro altrove decide per me, in base ad altri criteri. Perché dico che l'agricoltura, insomma, come materia complessivamente considerata, è paradigmatica? Perché in base a criteri economicistici uno decide quello che devo piantare nell'orto di casa. Quindi nella indifferenza più assoluta per le tradizioni, ma nella indifferenza più assoluta per l'equilibrio dell'ambiente. Sì, però non parlare di tradizione, altro. Perché non mi piace parlare, no, la tradizione, cioè io parlare dei problemi di valori uguali, la biodiversità. Ah, cioè, assolutamente, territorio, certo. Dove l'80% della biodiversità è perduta, uno fa un... Si appunto ritorna a fare quel tipo di coltivazione, non un senso nostalgico di tradizione, magari guarda tradizione per poter, certo, rinnovare, ma a un certo punto si ritrova a combattere con dei muri altissimi, certo, a combattere contro un nemico che non ha un volto, perché un muro alto, diciamo, posso anche provare a scavarlo, ma se il mio interlocutore non ha un volto io non so dove sbattere la testa. A chi mi rivolgo? Al consigliere regionale di minoranza? E quello di maggioranza che cosa vuoi che mi dica? Dice, guarda, io conosco dei parlamentari che mi dicono che non si conoscono tra di loro, quindi non possono essersi messi d'accordo nella risposta da darmi, che mi dicono: guarda, noi non contiamo più nulla, noi ratifichiamo decisioni che vengono assunte altrove. Bene che vada dal governo, dico bene che vada, perché tutto sommato parlamentari nazionali che mi dicono, perché bene che, dico bene che vada, perché il governo tutto sommato è l'espressione di una maggioranza parlamentare, ma neanche più il governo, insomma. Questa è una visione così, un po' da Anonymous, però è una paura che ho anch'io, per non parlare poi della incidenza sulle varietà autoctone, cioè, quello che è successo con i pannelli solari: per intercettare qualche finanziamento, gli amici agronomi mi dicono che i terreni che erano coltivati ci metteranno 20 anni per tornare a regime, o forse non torneranno mai più a regime quando cesseranno quelle concessioni per i pannelli. Fabrizio, prima Fabrizio, poi Angelo. Innanzitutto, prima, scusa perché non ho fatto la faccia, ogni volta che io mi sento di aver capito che il problema sta nel merito della riforma, perché tutti quanti vogliamo la riforma, tutte le parti comuni. Quando poi qualcuno sente uno specialista, come lei, che ci spiega, si convince della parte, poi stasera andiamo a casa, sentiamo la televisione e ci ritroviamo da parte, perché l'altro, per altre case così bella come... Questa è la democrazia. Io voterei sì, anche se non sono parlamentare, perché siamo stufi di questo modo di fare politica. Perché è vero che, come dice Ivan, hanno fatto legge in 10 giorni, quando era nell'interesse loro, non nostro. Quando non è nell'interesse loro, siccome per come siamo organizzati, molte volte in una camera abbiamo una maggioranza e in l'altra siamo in minoranza, si divertono andare avanti e indietro. La legge si fa quando c'è un compromesso fra i due, e questa è la velocità in Italia, e non va bene. Quindi la riforma va anche per la governabilità, cioè vogliamo chi va e rimane 5 anni e poi. E qui
quindi io voto per il sì, non sono in grado di entrare in dentro, e come me penso almeno il 50% degli elettori. Voto esclusivamente per dare un segnale che il popolo vuole cambiare, sicuramente, per dare il segnale che vogliamo cambiare, perché mi immagino che se vince il no, cioè, tutti abbiamo, noi vogliamo cambiare, e questo è il segnale. Fede, stiamo così come siamo, ci va bene tutto. Non vogliamo cambiare così, cioè non vogliamo distruggere l'Italia, poche parole. Non vogliamo cambiare così. Però mi sembra di aver capito che nel 1980 è stata fatta una commissione per le riforme, che sta ancora ferma lì. A questo risultato sono arrivati dopo 2 anni dei milioni di emendamenti, di aver sentito tutte le parti, per uscire fuori sto testo. Siccome io un po' alle istituzioni ci credo, no? Sicuramente poteva essere fatto meglio, figurati per me. Però alla fine credo che sia qualcosa di sé istituzionale, come dico, no? Berlusconi fino alla prigione ha visto la dichiarazione contro le Forze Italia, questa sarà la riforma dove noi ci abbiamo messo mano. E siamo dietro di fatto, Forza Italia, alla dichiarazione del voto, cioè, ecco perché, per dare il segnale del cambiamento, ma se qualche cosa non va bene, forse i futuri possono cambiare, ma se noi diciamo che non vogliamo cambiare, come fanno a riproporre una riforma? Per quanto riguarda poi le competenze della regione, se mi permettete, sono d'accordo che qualche competenza, quella di più porti, aeroporti, ambiente, perché l'ambiente penso che comunque da noi è la stessa Milano, cioè certe normative, forse sarebbe il caso che le tenga lo Stato e non che ogni singola regione si faccia la sua, quella lì di convenienza del partito dell'occasione. Vabbè. Grazie. Oh, no, ringrazio. Cioè, posso rispondere sì, al volo? Sì. Oppure facciamo, raccogliamo tutte le domande prima, professore, così poi se, casomai sì, siamo no, di. In realtà già questo intervento era una serie di domande. Okay. No, magari rispondo con dei flash, no, cioè non mi ricordo, semplicemente. Allora, la Costituzione che cosa è? La Costituzione è l'insieme delle regole per l'esercizio del potere, cioè l'esigenza storicamente di una Costituzione nasce per limitare eventuali abusi del potere. Però, come dicono i politici navigati, caro amico, la Costituzione non garantisce il buon esercizio di quel potere. Il buon esercizio del potere dipende dalle persone che eleggiamo. Se abbiamo eletto delle persone che non conosciamo neanche che faccia abbiano, allora la colpa è di una legge elettorale che fa schifo e che determina una situazione di instabilità in Parlamento. Se la legge elettorale prevede modalità di elezione solo per la Camera, consentendo una maggioranza schiacciante, e poi il Senato ha un'altra maggioranza, quello è, là c'è il cortocircuito. Questa è la situazione che determina l'instabilità. Non la Costituzione, cioè la instabilità di un governo, instabilità data da due maggioranze differenti, questa è la situazione più frequente, no? Da due maggioranze differenti dentro alla Camera e al Senato, è una situazione che può essere determinata solo dalla legge elettorale, non dalla Costituzione. Quindi, ma soprattutto mi premeva dire questo, che non è che la Costituzione, come dire, sollecita, ma non può la Costituzione garantire appunto il buon esercizio del potere. Poi il cambiamento. Allora, anch'io sono per il cambiamento, anche qui è come la storia della legge, non so se la legge era dall'inizio, è come la legge per il bene dei figli, no? Vuoi la legge per il cambiamento? Sì. Certo, chi direbbe di no al cambiamento? Il punto è il cambiamento in quale direzione? Perché la legge di revisione è così complessa e così variegata che le direzioni sono molteplici. Io alcune direzioni di questo cambiamento le condivido. Posso condividere l'abolizione del CNEL, condivido senz'altro la riduzione del numero dei parlamentari, ma avrei condiviso fino in fondo anche il dimezzamento dell'altra Camera. Voglio dire,
purché vengano garantiti il principio di costituzionale di rappresentatività e l'altro principio di proporzionalità, cioè purché ciascuno possa avere la sua rappresentanza in Parlamento, poi per me possono essere anche 20 da una parte e 10 dall'altra, nulla questo. Quindi il cambiamento, questo è stato uno slogan, cambiare va bene, ma l'argomento qual è? Cioè non possiamo decidere se non conosciamo l'argomento. Governabilità, stabilità, influenza della legge elettorale, lo abbiamo già detto, perché non sono due sinonimi, governabilità e stabilità. Governabilità, c'è il rischio che si intenda questo. No, voglio dire, il diritto di governare indisturbati per 5 anni, e non è così, non prevede questo la nostra Costituzione. La stabilità, ora anche qui, non è che se il governo cambia si apre il cielo e piovono le rane, voglio dire, non succede un cataclisma. Nella nostra storia repubblicana ci sono stati governi instabili che hanno lavorato insieme al Parlamento e hanno prodotto delle leggi che sono presidio della civiltà occidentale. La legge sul divorzio, io forse da quando mi sono sposato credo che la legge sul divorzio sia uno dei presidi di civiltà, diciamo, della civiltà occidentale, ma poi la legge Basaglia, ma poi la legge sull'aborto, cioè governi instabili hanno prodotto leggi che, queste sì che il mondo ci invidia. Quindi il problema sia l'instabilità. Poi la Forza Italia, allora guardi, questa non è la legge di revisione costituzionale alla quale ha collaborato Forza Italia, se lei si riferisce al patto del Nazareno, perché per qualche giorno, diciamo, Renzi riconobbe a Forza Italia un ruolo che Forza Italia non aveva nei numeri, cioè Forza Italia non era la opposizione più corposa, più consistente che ci stesse in Parlamento, perché il gruppo di opposizione più consistente era quello dei 5 Stelle. Quindi Renzi decide di riconoscere questo ruolo di principale opposizione a Forza Italia, poi fa un'inversione a U, fatta coincidere con l'elezione di Mattarella, Forza Italia non lo voleva, insomma non sappiamo veramente com'è andata, perché non ci sono atti del patto, si dice patto, ma in realtà il patto non è che lo abbiano scritto da qualche parte. Quindi se Berlusconi, anche perché Berlusconi ultimamente tende a cambiare idea, quindi se Berlusconi abbia partecipato o meno e in quale misura abbia partecipato o meno a questa legge, alla stesura di questa legge di revisione, non lo possiamo sapere e temo che non lo scopriremo, diciamo, come si dice, neanche vivendo, cioè perché non ci sono carte da consultare quanto al patto del Nazareno. Se poi invece lei si riferisce a un'altra legge di revisione costituzionale, quella del 2006, che fu bocciata al referendum, beh, quella era una cosa completamente diversa, perché per esempio quella, a proposito di equilibrio tra i poteri, quella legge di revisione prevedeva che il Presidente del Consiglio, addirittura oltre che eletto direttamente, potesse sciogliere le Camere, cioè una inversione totale del nostro sistema democratico, cioè il controllato che controlla il controllore. È veramente un cortocircuito pazzesco. Ne approfitto per dire che questa non è neanche, come qualcuno dei sostenitori del sì afferma, la legge di revisione quella a cui aveva pensato l'Ulivo. Quando dico l'Ulivo mi riferisco all'esperienza 1996/98 e non ai tentativi di rivitalizzare quella esperienza. Perché? Intanto perché non c'è una legge di revisione dell'Ulivo, c'è un programma elettorale che a un certo punto prevedeva. Quindi già non è corretto dire che questa è la riforma dell'Ulivo. L'Ulivo non fece in tempo a elaborare una riforma. Ripeto, c'era semplicemente un programma elettorale dove si diceva una cosa, dove si dicevano tante cose, cioè alcune cose, a proposito di un nuovo Senato di ispirazione federalista. Ma soprattutto si diceva una cosa, che una volta arrivati in Parlamento i nuovi senatori, in Senato, le decisioni del Senato dovevano essere assunte a maggioranza delle regioni, il che avrebbe obbligato i rappresentanti di una regione a mettersi d'accordo e più regioni a mettersi d'accordo. Questo mi pare un criterio
da Senato federale, da Camera rappresentativa dei territori. Invece qui, lo abbiamo detto prima, non devono costituirsi in gruppo parlamentare regionale, ma le decisioni del nuovo Senato verrebbero assunte a maggioranza di teste, cioè ognuno vota secondo la propria testa, per cui dico verosimilmente ciascuno risponde alla forza politica di appartenenza, quindi non c'è più alcun legame con il territorio. E questa era anche l'altra cosa che volevo dire prima a lei a proposito del funzionamento del Senato. Quindi, con questo forse sono riuscito a rispondere. Sì, sì, poi spiego Pagliacci, la prima. Senza alla fine andare a votare per questa riforma, è un'aberrazione, penso che se ci fosse qualche organismo che potesse intervenire e verificare la legittimazione stessa delle elezioni, sicuramente non vi sarebbero profili proprio di legittimità, perché non si può votare una riforma costituzionale, ma anche qualsiasi altra riforma legislativa, no? Pensando al fatto che se non passa la riforma c'è il governo che è più voluto, se non passa la riforma c'è potere, alla fine il cittadino per che cosa deve votare? Per il governo o per la riforma? Cioè, voglio dire, vengono meno proprio il presupposto quasi di legittimità di questa consultazione che stiamo andando a fare. E mi rattrista veramente quando, ad ogni piè sospinto, volete il governo tecnico, se votate no, volete il governo tecnico. È un'assurdità. Questo lo dico, no? Soprattutto in riferimento a quella che è stata la piega che ha dovuto prendere la presenza. Voglio ritornare un po' più sul tecnico, sull'articolo 70. Io avevo cercato di dare la lettura, penso di aver inteso meno male qual è il senso è quello che la potestà legislativa è in, in capo alla Camera dei Deputati, abbiamo un altro comune che ci dice al Senato della Repubblica vengono affidate alcune materie, in materia di ordinamenti delle autonomie, in materia di leggi costituzionali, in materia di trattati internazionali. Questo sarebbe l'ambito in cui ancora il Senato mantiene la sua potestà legislativa e la esercita, su un a parità con la Camera, nel senso che questo tipo di normative devono, essere approvate allo stesso modo da una e dall'altra Camera. Questo mi era sembrato di capire. Il punto che si pone in relazione, alle problematiche che possono sorgere in merito ad un provvedimento legislativo, allora è competenza esclusiva della Camera o in certo qual modo quel provvedimento va a interferire anche con ordinamenti delle autonomie locali oppure con aspetti di trattati internazionali per cui andrebbero alla doppia approvazione di Camera e Senato. In questo senso mi era capito che laddove c'è divergenza, se un provvedimento qua in questo senso, nel senso che tocca anche quelle materie del Senato, in quel caso che i presidenti debbano consultarsi eventualmente non di intesa decidono intesi presidenti. Mi era sembrato invece quando lei ha introdotto che qualsiasi provvedimento legislativo di intesa i presidenti di Camera e Senato avrebbero dovuto determinare l'intera operazione. Solo con riferimento ad eventuali provvedimenti se sono o meno di competenza
di entrambe le camere. Ho capito bene, questo era giusto un chiarimento, certo, perché mi era sembrato. E poi niente, per quanto riguarda il discorso del bicameralismo, del superamento del bicameralismo umanitario, io non voglio ripetere quello che è stato detto, però se andiamo a leggerci un attimino l'articolo 70, ci rendiamo conto di come in buona sostanza ogni provvedimento legislativo, ogni provvedimento legislativo può o potrebbe andare anche diciamo, all'esame del Senato. Basta che un terzo dei senatori chiede di poterlo esaminare, hanno 10 giorni di tempo dopo l'approvazione. Se un terzo dei senatori chiede di esaminarlo, il Senato deve esaminare 30 giorni di tempo poi per esaminarlo, quindi come vedete il procedimento legislativo con l'approvazione della legge dalla Camera non finisce, ci sono 10 giorni in cui un terzo dei senatori può chiedere l'esame, poi altri 30 giorni per l'esame, e se il Senato dice voglio che sia esaminato questo aspetto, non mi piace, voglio che sia riesaminato o cambiato, la Camera sarà tenuta nuovamente a riunirsi. Quindi in buona sostanza alla fine il discorso del superamento del bicameralismo è diciamo una cosa che viene enfatizzata ma che alla fine dei conti non è che viene diciamo eliminata del tutto. Questi sono alcuni aspetti, poi l'altro aspetto è forse poi con riferimento agli organi di garanzia, Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale. Mi sa che questa riforma va anche nel senso che potrebbe creare qualche problema all'assetto complessivo, nel senso che una maggioranza che per quelle che erano per la legge elettorale già è in maggioritaria alla Camera e può essere affidata anche ad un solo partito, ad una sola coalizione, ma anche per quelle che poi sono le nomine del Senato, che sono anche partitiche, può determinare una maggioranza complessiva tale per cui sia il Presidente della Repubblica sia anche buona parte dei membri della Corte Costituzionale possono essere eletti con una maggioranza più ristretta rispetto a quelle che avrebbero visto prima, se non mi sbaglio, con la conseguenza che possa essere appannaggio della maggioranza governativa e con la conseguenza che quelli che dovrebbero essere gli organi di garanzia vanno a vedersi rafforzati diciamo in funzione dei nominati di ambito governativo. Quindi in certo modo c'è anche un rischio degli organi di garanzia da questo punto di vista. Esperito, poi intervenire tu così vediamo l'ultima domanda. Rapporto tra l'interlocale e lo Stato e
deve tradursi nel fatto che i nuovi senatori potrebbero portare davanti agli organi dello Stato le istanze del territorio. Possiamo benissimo dire che anche i senatori di oggi fanno. I senatori della Puglia, i senatori che sono stati eletti in Puglia, è ovvio che tra le sue e le loro funzioni hanno quello di portare le istanze dei pugliesi al cospetto del governo centrale. A proposito della verifica, finzione di verifica, anche se dovessimo interpretare in un senso comune, potremmo dire che la funzione di verifica si tradurrebbe in un'attività di controllo rispetto agli organi dello Stato. Ma anche oggi i senatori hanno una funzione di controllo del governo, istanze, cioè interpellanze, interpretazioni. Allora qual è la mia considerazione? Che effettivamente poi alla fine nulla cambia di fatto dal punto di vista della funzione del senatore. Qual è invece la differenza di base? Il fatto è che il senatore della Costituzione del 48 è un senatore a tempo pieno. Il senatore della riforma sarà un senatore non a tempo pieno, che andrà a fare senatore solo quando potrà concedergli di fare l'attività di consigliere regionale. È chiaro che dal mio punto di vista mi sento come territorio molto più rappresentato da un senatore a tempo pieno piuttosto che da un senatore a tempo parziale. Mi viene da dire al diavolo la etichetta senatore delle autonomie. E questa era una prima considerazione che appunto sulla quale vorrei in effetti mi esprimesse l'altra cultura subito. Un'altra questione che ponevo, diciamoci la verità, il vero cuore della riforma non è tanto, per esempio ci stiamo, a me sembra un po' fuori luogo, come dire, strapparsi le vesti intorno alla questione della eleggibilità diretta o indiretta dei senatori. Perché a me invece, sembra invece il punto fermo della riforma, a proposito appunto del Senato, nella sua impostazione, il punto fermo, il vero cuore della riforma nel fatto che viene tolto al Senato la possibilità di dare la fiducia. Togliere la fiducia al governo professionale significherebbe, dal mio punto di vista, qui vorrei in effetti che mi dicesse la sua opinione, togliere la fiducia del Senato al governo significherebbe togliere al governo forse lo spoglio più duro della sua attività. Cioè il vero, l'osso duro per il governo è in effetti stato fino ad oggi ottenere la fiducia del Senato. Ma perché questo? Mi ponevo questa questione. Perché in realtà, secondo me, il Senato è stato pensato dagli stessi costituenti proprio per essere l'osso più duro per il governo, nel momento in cui gli stessi costituenti hanno pensato il Senato ad essere eletto a, come dire, su base regionale. L'elezione su base regionale del Senato ti porta inevitabilmente una eterogeneità, una maggiore frazionabilità della Camera del Senato. Per cui è ovvio che diventa difficile raccogliere la fiducia in una Camera di quel genere. Che cosa voglio dire per non portarla a lunga? Il vero cuore, dal mio punto di vista, della riforma sta nel fatto di ottenere che il Senato non dia più la fiducia al governo, perché questo significa dare mano libera al governo. Se poi ci aggiungiamo addirittura la clausola del salvaguardia, vedete la cosa che veramente è un'Europa. Ok. Posso andare? Sì, sì, così vediamo. Delle domande per tutte pertinenti e anche complesse, diciamo. Io provo a rispondere senza evaderle, però
insomma, in maniera, non dico telegrafica, ma provo a mettere insieme tutte le cose che avete detto, ma non è colpa di nessuno, perché la legge è talmente variegata, per cui allora io sono d'accordo con l'osservazione che ha fatto lei circa, ma l'ho detto all'inizio, cioè la personalizzazione è stato un errore. Allora, lo sforzo che dobbiamo fare tutti, fino a che non entriamo in cabina elettorale, o perlomeno lo sforzo che ho fatto io, è di tapparmi le orecchie e di provare a ragionare senza lasciarmi condizionare da considerazioni che sono esotiche rispetto alla legge di revisione, cioè considerazioni del tipo che ne sarà del governo, o addirittura che ne sarà del destino politico di Tizio o di Caio, che non c'entrano nulla con la legge di revisione. Però attenzione, provo a non farmi condizionare anche da un altro genere di considerazioni, quelle del tipo cambiamo purché si cambi, perché se si cambia sicuramente ci sarà un miglioramento. Non è scritto, diciamo, non è inciso su nessuna tavola che se si cambia sicuramente ci sarà un miglioramento. Si cambia, si prova, diciamo. E per carità, è legittimo cambiare, e tanto è a maggior ragione legittimo sperare. Articolo 70. Io l'articolo 70, diciamo, è una cosa complicata di cui parlare, proprio perché passa dalle famose due righe alle due colonne di Gazzetta Ufficiale. Ci sono dei procedimenti monocamerali, e questo è vero, per cui la Camera dei Deputati si sceglie il procedimento, la strada da seguire. Poi ci sono dei procedimenti in cui l'intervento del Senato è necessario oppure eventuale, perché di procedimenti ce ne è addirittura, che ne ha contati 11, senza trascurare il fatto che restano in piedi il decreto legislativo e il decreto legge, che rappresentano un unicum nel panorama internazionale. Cioè, non dobbiamo trascurare, questa cosa non l'ho detta prima, che il governo in Italia già disponeva di due strumenti particolarissimi per esercitare occasionalmente il potere la funzione legislativa, cioè appunto il decreto legge e il decreto legislativo. Quando è coinvolto il Senato, però questo articolo 70 dice che devono trovare un'intesa, e se non la trovano si finisce di fronte alla Corte Costituzionale. Ma la cosa che io volevo, la eventualità che più mi preoccupa è questa. Ma non c'è il rischio che si impantani anche il processo? Certo, finché la Corte non decide qual è il procedimento da seguire, non si va avanti, per la ragione evidentissima che non si può proprio decidere quale procedimento seguire, non c'è l'accordo. La Corte può essere chiamata per decidere quale procedimento seguire. La Corte Costituzionale. Ci sono, l'articolo 70 c'è scritto che i due legali rappresentanti di due organi che poi ne compongono uno solo, cioè Camera e Senato, devono trovare un'intesa su un procedimento da seguire. Se non trovano quell'intesa, l'unica soluzione possibile, parte il duello, diciamo, è andare di fronte alla Corte Costituzionale. Perché può essere. Sì, ho capito. Allora vi faccio io, no, ma di fronte alla Corte non si arriva solo con il ricorso per conflitto di attribuzione. Di fronte alla Corte si arriva per tante ragioni, perché che non esauriamo con il conflitto di attribuzione. Però allora vi faccio io la domanda, scusate, non per essere maleducato, ma vi rispondo: qual è l'autorità di fronte alla quale, se non l'unica. Non c'è scritto nella legge di revisione, nella Costituzione tedesca c'è scritto che in casi come quelli si va in commissione permanente di conciliazione. Qui non c'è scritto, siccome si tratta di una questione che ha una rilevanza innegabilmente costituzionale, credo che l'unico giudice possibile sia, anche perché siccome possa essere un conflitto regolato. A questo volevo dire. Allora, questo articolo 70 toglie moltissimo spazio, diciamo così, ai regolamenti parlamentari, perché queste cose fino ad oggi si decidono con i regolamenti parlamentari. Si è preso un pezzetto di regolamento parlamentare e lo si è costituzionalizzato. Guardi, questo può anche andar bene. Se entriamo nell'ordine di idee che le leggi devono essere, che le regole devono essere chiare per tutti fin dall'inizio, può persino andar bene che un pezzo di regolamento parlamentare lo si metta in Costituzione. Quello che mi preoccupa, torno a dire, è questo. Allora, le dico una cosa un poco tecnica.
I regolamenti parlamentari sono fonti primarie, cioè valgono come le hanno la stessa, diciamo, nella scala gerarchica delle fonti, stanno sullo stesso gradino delle leggi, però hanno un ambito di competenza riservato, cioè il regolamento parlamentare si deve disciplinare solo la vita interna del Parlamento, non ha alcun valore fuori del Parlamento, nessuna altra fonte del diritto ha valore all'interno del Parlamento. Naturalmente mi riferisco ai procedimenti parlamentari, se io sono un senatore, do un cazzotto a un altro senatore, vale il codice penale, lì non c'entra nulla che siamo nelle mura del Parlamento. I regolamenti parlamentari non possono essere impugnati di fronte alla Corte Costituzionale. Cioè, se un avversario politico ritiene che il regolamento sia stato violato, e ci sono un paio di sentenze storiche della Corte Costituzionale, perché la Corte ha detto, guardate, non ve lo posso risolvere io il conflitto, perché nella nostra Costituzione i regolamenti sono fonti primarie, ma non atti aventi forza di legge. Cioè, siccome la Corte Costituzionale giudica della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, l'argomento piuttosto didascalico della Corte è stato: nei regolamenti io non ci posso mettere bocca. Però quei regolamenti non è che sono stati un capriccio del Costituente. Quei regolamenti, in cui nessuno può mettere bocca, garantiscono l'indipendenza assoluta del Senato. Il Senato decide da solo che cosa accade al suo interno. Prendere un pezzetto di regolamento e metterlo in Costituzione vuol dire esporre, mi riferisco all'intesa, eccetera, vuol dire esporre quel pezzetto di regolamento al giudizio della Corte Costituzionale. Non so se sono chiaro. Cioè l'indipendenza, qui è in gioco, l'indipendenza è in gioco, insomma, stiamo parlando di questa cosa qui, della indipendenza del Parlamento, che non decide più che procedimento seguire, ma si è creata la possibilità di un ingorgo, di un disagreement, per cui si finisce di fronte alla Corte, con quel che ne consegue in termini di lungaggine del procedimento, a meno che poi non si adotterà qualche procedimento particolare di fronte alla Corte, a meno che questo tipo di giudizi non saranno decisi con una corsia preferenziale, diciamo così. Poi il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. Beh, qui anche qui l'osservazione era già completa, cioè se cambiano i criteri, le modalità con cui vengono eletti questi organi di garanzia, le regole del gioco vengono forzate, cioè il Presidente deve essere eletto con una maggioranza la più ampia possibile. È vero che i quorum vengono conservati, il problema è quello che fa l'Italicum, che produce, c'è il rischio perlomeno che produca un Parlamento che è quasi monocolore. Non so se era questo, diciamo. Questo è il rischio. Il Presidente resta, mica è stato cancellato. La Corte Costituzionale resta. Per la Corte Costituzionale le modalità di elezione sono cambiate, perché tre li elegge la Camera e due il Senato, il che peraltro non rispetta neanche le proporzioni tra una Camera e l'altra, perché una Camera è sei volte l'altra e ne elegge semplicemente uno in più. A questo punto sarebbe stato più ragionevole fargli eleggere 4 sui 5 complessivi. Ma diciamo, il problema è il colore del Parlamento, che sarà, diciamo, una grande. C'è stato un abbassamento del quorum. Per il Presidente sì, c'è un abbassamento del quorum, ma anche se c'è un abbassamento del quorum, cioè io secondo una proiezione che io le posso dare se le interessa, però magari le mando la foto con WhatsApp, non le discutiamo stasera, che io ho nello zaino, una lista può astrattamente arrivare ad eleggersi il suo presidente, che dovrebbe essere super partes. Poi articolo 57, il raccordo e altre espressioni che sono troppo generiche. Il raccordo è roba, con tutto il rispetto, da idraulici, da tecnici, cioè il raccordo nella Costituzione non si è mai letto prima. Io non so che cosa si intenda per raccordo. E quando le espressioni sono troppo generiche c'è un pericolo, non che la democrazia sia in pericolo, ma il pericolo è questo, che, l'ho detto prima, iniziative assunte all'insegna di quelle espressioni, cioè iniziative che sono legittime perché sono legittimate da certe espressioni, il governo che ravvisa un interesse strategico, quando le espressioni sono così generiche, poi quelle decisioni sono difficili da contestare. Cioè che il Presidente della Repubblica debba eleggere uno
per gli alti meriti, per i suoi alti meriti, nominare un senatore per, non più a vita ma per 7 anni, per alti meriti, prende il capocannoniere della Serie A, che potrebbe essere Belotti quest'anno, io sono un italiano molto medio quindi seguo il calcio, e chi può contestare la scelta di Belotti come senatore per 7 anni? Non so se è chiaro, se sono stato chiaro, perché volevo dire. È rimasto la come? Cioè, lui è il sindaco di Andrano, Ah no, vabbè, ma Riccardi non è italiano, e Riccardi fa quello che gli diceva Andanara, quindi non... era una battuta, ho capito che ho intuito che lei era interista e le volevo dare un po' di pepe. Vabbè, poi eleggibilità e fiducia della Camera, del Senato. Allora, ci sono altri parlamenti di paesi molto vicini a noi, faccio alcuni esempi, la Spagna, la Polonia, che sono bicamerali, e però la Camera rappresentativa delle autonomie è eletta dai cittadini, non con una elezione di secondo grado, come potrebbe capitare a noi, ma sono proprio eletti direttamente, eppure quella seconda Camera non dà e neppure revoca la fiducia al governo. Quindi una situazione di questo tipo, cioè un Parlamento bicamerale con una sola Camera deputata a dare e a revocare la fiducia, si poteva fare, cioè si poteva conservare la eleggibilità diretta dei senatori, tanto è vero che è una soluzione praticata in altri paesi dove non ci sono delle dittature, ma sono altri paesi civili quanto il nostro, diciamo. La fiducia solo alla Camera, e anche qui temo il combinato disposto con l'Italicum, temo che sia una decisione strumentale, cioè parla il governo che si rifugia in quella delle due Camere dove ha una maggioranza molto, molto salda, dove è molto difficile con quel 55% che la fiducia non gli venga accordata. Dicevo, eleggibilità e fiducia non sono necessariamente collegate, qui sui due piatti della bilancia ci stanno la presunta efficienza del Senato e il diritto di voto, cioè la rappresentatività effettiva, e questa mi pare che sia, perché ne venga sacrificata. Elezione su base regionale, lì credo che le ragioni storiche siano state, ci sia soprattutto una giustificazione, cioè il tentativo di scongiurare il rischio del clientelismo, cioè eleggendo i senatori su base regionale eleggiamo qualcuno che non è così radicato sul territorio come quello, come la persona eletta nel collegio uninominale. Per cui però quello che diceva lei era giusto, cioè il Senato, tanto è vero che la definizione di Camera Alta, no, deriva proprio da questa idea che c'è nella Costituzione del Senato, e cioè doveva essere la Camera dei Saggi. La presenza nel Senato dei senatori a vita si spiega così, cioè era una Camera dove... La stessa età degli elettori, è giusto, cioè era la Camera dove le decisioni dovevano decantare. Signores, certo, la radice, per cui è chiarissima l'intenzione. E potremmo andare a consultare i lavori preparatori che non ci sono per questa legge di legge. Per cui questo, insomma. Allora. Io dicevo che sembra preoccupante il grande rafforzamento del governo. No, ma del governo. Allora, se questo è il leitmotiv, questo è, non è il leitmotiv, perché non è stato quello che... Questo non è un argomento tirato fuori sin dall'inizio, anzi semmai fin dall'inizio si è detto il contrario, si è detto guardate che rispetto al governo non abbiamo cambiato nulla, però guardate, ve lo dico io, guardate, il governo non è un atomo, cioè il governo lavora insieme ad altri organi costituzionali, questi organi costituzionali considerati tutti insieme formano la forma di governo. Cioè la forma di governo è, per forma di governo si intende il complesso delle relazioni esistenti tra gli organi costituzionali, tra tutti gli organi costituzionali. Allora nel rapporto in particolare tra due organi, d'accordo, il governo e il Parlamento, è esattamente, esatto, cioè nel rapporto di forza, diciamo, tra governo e Parlamento, se non vengono toccati i poteri del governo,
ma un ramo del Parlamento viene devitalizzato come se fosse un dente malato, l'equilibrio cambia, e come, anche se tu non tocchi il governo, cioè anche se non si è coltivata l'idea di Berlusconi di un premier che può sciogliere le camere, che era un'idea, diciamo, era l'estrema razio. Beh, era più onesto, perché poi lui, diciamo, le cose non le mandava a dire, forse in questo senso, cioè era quello che lui, era la sua idea, e ha fatto, diciamo, questo tentativo di tradurla in una revisione della Costituzione. E poi i cittadini hanno bocciato al referendum, la storia la conosciamo. Sì. Ma anche quella disposizione che c'è, che consente al governo di avere una corsia. Certo, lo dicevamo prima, il voto è dato certo. Per cui l'aspetto, cioè, l'aspetto che mi che non mi trovo, che il governo lo richiede, allora fa una corsia preferenziale per i suoi segni. Certo, il voto è dato certo. L'aspetto che in particolare non mi trova d'accordo è proprio questo, cioè l'interferenza, così un po' velata nelle discussioni, ma c'è l'interferenza, e come, del governo nel lavoro del Parlamento, perché in Parlamento ci stanno i rappresentanti di tutti, scusate la banalità, il governo è l'espressione di una parte. Va bene? Allora, io ringrazio il professore, credo che oggi sia stata veramente una bella lezione di una lezione, secondo me, di umiltà, perché io ho contato tutte le volte che il professore si diceva e non ho la risposta, noi invece fino ad oggi avevamo la risposta per tutti. E invece, appunto, quando si è tecnici, quando si è persone, appunto, che fanno di mestiere il proprio lavoro, ti rendi conto, appunto, quanto è bello poi ascoltarli. Infatti siamo, la stanza era abbastanza piena, però poi pian piano le persone incominciavano ad andare via, perché insomma qualcuno finiva per quindi veramente grazie. Avremo modo di rivederci sicuramente. Grazie. Anzi, chiameremo il professore Grasso per dire che dove davanti ci deve mandare sempre lì. Ciao. Grazie a voi. Mario, l'informazione di servizio, qua c'è un bagno. Sì, ma poi sta in questo. Non so, prendo la porta che trovo. Lui è il sindaco di Andrea. Molto dietro.